Pom pom pom. Ci siamo? Ci siamo? Buonasera? Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Mi ho schizzo tutti, non comincia, arrivo. Un attimo, stavo parlando con Karim. Già quando parlo mutato non mi ascolta, sto bastardo. Porca miseria. Yav, buonasera gattone, ma a quanti mesi siamo? Seguirla è stata una delle più belle decisioni della mia vita. Oh, e ho comprato Cyberpunk. E questa è stata la peggiore? No. Ah, perché ho preso Day One. Se riesci. No, il Day One l'ha preso, quindi non è passata una bella esperienza. Ah, magari su PlayStation 4 pure. Perfetto, perfetto. Grazie a Vacio, faccio la sub solo per queste musichette incredibili. Sono finite, te la rimborso allora. E grazie anche a Cooked Lama per i 7 mesi e Sledge per i 24. Ho una sorpresa per te, Karim, stasera. Sì? Sì? Aspetta, Leila, è un Leila? No, 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 no. Peggio. E niente, non è... Non si è sentito da me. Aspetta un attimo. Dov'è che... Aspetta, 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 aspetta. Arrivo subito, aspetta. Vai. Leila. Grazie Sledge per i 24 mesi. Stasera non si branco nella zona grigia del diritto. Ci ho ripensato, sai Cristian. Alla fine ho desistito, ho avuto paura. Grazie Vector Z. Ciao gattone, dopo 2 anni a schivare parate e perri al Covid, oggi mi ha conquistato esattamente 10 giorni prima per Dublino. Dai che ti passa, dai che ti passa. Tu fallo comunque il tampone, non rinunciare, non rinunciare. Qua tu dici, io ci sono, ma non è vero. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Psychowave per 10 mesi. Si è esploso tutto. Eccolo. Io sono qui. Ciao. Era ora. E io a te stavo aspettando. Stavo facendo comunque ciao a tutti. Se sei offline, sei offline. Ma dove? Qui. Su Discord? Eccomi qui. Ecco la sorpresa, ciao. Karim. Sei contento? Ah, giocate voi. Lo sapevo già. Come lo sapevi già? Perché lui su Instagram ha detto stasera facciamo Forewarned con Mario e Mario. Ha scritto questo. Ciao Nico, ragazzi, 25. Scusatemi. Santo cielo. Tutto bene? Tutto bene, ciao, tutto bene. Tutto bene. Ho detto Mario e Mario. Sì. Dici no, vero, verissimo, verissimo. Chi è Mario? Tu sei Mario? Io sono Mario e lui è Mario. Esatto, quindi siamo esattamente tutti quanti a posto. Ciao comunque. Allora. Stavo parlando di una roba prima di chiamare Mario. Secondo me, tu non di chi c'eri. Stavo parlando? E non mi ricordo, però volevo dire una roba interessante. E ce la siamo dimenticata. Perfetto, perfetto. Partiamo. Volevo dire sta roba. No, di nuovo che ti dimentichi le cose, come no, l'ultima volta. No, per favore. Sì. Volevo dire a Karim, che lo so che Karim è un ladro. Volevo dire questa cosa. Stasera volevo fare un altro tipo di live. Volevo entrare nella zona grigia del diritto. Perché, non so se lo sapete, ma è uscita una mod per la ROM di Ocarina of Time per farlo girare su PC. Ok. Bello. Cioè, bene. Allora, noi sappiamo che Nintendo non vuole che si utilizzino le sue ROM, anche se si possiede il gioco originale, ma qui tecnicamente stiamo parlando di una mod che fa girare la ROM su PC. Quindi magari possedendo il gioco originale si può fare. Credo. Credo. Gli hanno cambiato anche il nome. Ma perché la vorresti giocare tu? non lo so, sì, lo volevo giocare io. Ma... SOH si chiama, non... Cioè, praticamente no, credo. Shippofarkian, mi pare. Però giustamente, se il nome è diverso, il gioco è diverso, a posto. No, il gioco è Ocarina, il gioco è proprio Ocarina. Io non credo basti cambiare il titolo, No, però aspetta, allora, perché tu non usi direttamente la ROM. La ROM viene utilizzata dentro la mod, quindi tecnicamente è un gioco moddato, non è più l'originale. Quindi si può fare.
Ma è moddato dal gioco originale, non è una mod attaccata al gioco. Tu hai moddato il gioco. Sì, ma io il gioco originale ce l'ho. È come specchiare un film e poi dire lo posso fare. Non si può fare. Ma non lo vendo, però. Ma allora, tu penso che comunque, se lo fai, non è che chissà che problema potresti avere. No, io non gioco le ROM proprio perché so che Nintendo è incazzata per quello. Qui pensavo che ci fossero, sai, questo giro di mani un po' questo gioco delle tre carte che poteva essere il... Invece, dipende molto da te, appunto, su questa cosa qua. Non credo dipenda da non lui, credo dipenda da me. No, hai capito che cosa intendo. Intendo che se lo giochi è molto probabile che non nessuno ti dice niente. Mi piace questo però... molto probabile che dici tu. Allora, c'è sempre una probabilità. Allora, è una cosa che purtroppo non si è fa. 100% sicuramente. Però comunque magari sei sfigato... se ti va bene ti va bene, però se ti va male ti banno, ma che ti frega. Sì, esattamente. Hai detto niente. Mi sentite? Non mi sentono, perfetto. Ci sono mille modi. Grazie a Adelaide per 14 mesi che dice cazzi, grazie mille. Grazie a Sperinbag per 52 mesi, mi raccomando, siete coraggiosi. Grazie a Morinix per le 5 sub, rinnovate tutti, grazie mille, ringraziatelo. E allora... Come? È sull'abbonamento online sì, della Switch. Attenzione, allora, è la versione originale del Nintendo 64, però. Vabbè, compri del collirio. Mi spruzzo dello spray al peperoncino negli occhi e me lo godo dopo. Tra l'altro dicono anche che giri veramente di merda quella versione lì, sapete? Pure? Sì. Bello, dicono che quello... E un altro gioco per Nintendo 64 girino veramente col buco del culo nella versione Nintendo Online. Benissimo. Ma perché tu giustamente hai i problemi. Grazie Max, viva il gatto, che schifo quella persona che mi scrive. Nintendo 64, giusto? Perché non lo possiedo. Ah, ok, va bene. No, ma in realtà, non siedi la console proprio. Anche se la possedessi, cioè, la tua idea della risoluzione del Nintendo 64, faccio prima a non giocarci. Sì. Fa cagare. Non è solo a bassa risoluzione. Quando lo zoomi viene anche quell'effetto patinato. Fa cagare, non mi piace. È per questo che mi piacerebbe usare le ROM, perché anche se la qualità è la stessa, dipende, poi alcune ROM le puoi migliorare con Dolphin e migliorare i modelli. Comunque la risoluzione è 1080. Non hai quella patina di merda del 480p. Ho capito. E appunto, purtroppo le uniche soluzioni sono. Grazie, Basilio. Se Mari fosse detto ciò. Grazie mille per grazie, Jacopos, per la sua. C'è da fare dura perché. E Nintendo in particolare. Solo per Nintendo, solo Nintendo. Esatto. Perché tutti gli altri, le ROM, se possiedi il gioco originale, sei tranquillo. Crei tu, Karim? Allora. Sono già dentro, aspetta che creo. Io mi sto cambiando un secondo i capelli. Nel mentre, gatto, vuoi fare squad oppure no? Giusto mandami. Ok. Grazie a Ferro, 25 mesi, non so cosa dirle se non grazie al suo lavoro. Che devo fare? Ok, dammi già, un secondo che gli mando la squad. Hai riguardato il video, sì? Come si fa? Aspetta, metto privata e vi invito io a sto punto. Dai. Ok, aspetta, ciao. Con tutta la fatica del caso, come al solito. Ci vuole un secondo per inviarla. Io chiedo, non è che te l'invio. Te l'ho inviata. Sei la segretaria degli anni 50. Adesso vediamo. Adesso, ecco qua. Sì, è uguale. Tendellina, ecco qua. Ho fatto. Ecco qua, l'ho anche avviata. Signor gatto, prego, la lascio ai suoi. Non posso invitarvi. Ciao, provo. Mi ero unito il codice. Volta, no, col codice, sì. Allora, io faccio play. Che non ci ho giocato una volta 30 minuti, ve lo dico. E lo copio. Hai vinto? Qua. Ok. Vai. C'è un modo per non farla vedere senza che. Basta non far vedere il gioco in live. Non è difficile. Sì, grazie al Piruli. Intendevo come su Fasmo che puoi non far vedere il codice. Ok. Io posso non farlo vedere, ma sono l'unico che non streama. Quindi... No, l'ho cancellato. Perfetto. Ok. Non esiste, mi hai detto una bugia. C'è una chierica incredibile. No, gatto è entrato. Certo, ci sono. Non ha messo le U. Non ha messo le U. Esatto. Dove devo mettere U? Che cazzo ne so, avete giocato? Io no. Dove devo mettere? In alto a destra. Nel menu.
quando fai gioca prima, prima. Ah, ecco, è vero, ok. È inutile fare i francobolli, no, quando avete per carità. Giocato. Metti allora, media, eccoci. Karim. Arrivo. Madonna, ma due vecchi siete, yes. Comunque, Dio mio. Io non mi vedo. Mappa media. Eccoci qua. Sono io. Sì, c'è lo specchio, ma siete uguali, solo uno vestito di giallo e uno vestito di blu. Mi ha copiato. Ma sei voi. Anzianissimo tu. Tutti ormai. Anche tu. Cosa fate a vedervi anziani, voi? Premi esc. Se premo esc. Ah, eccoci. Che ne penso di devi andare? Sei vecchio anche tu, Karim, Non so. Mi sa che ci ha resettato, probabile. Sì. Giusto così, visto per evitare mo che entriamo in game. C'è qualcosa che dovrei sapere di questo gioco? È un Phasmo-like, però fatto esatto. Bene. Esatto. È molto più semplice anche, secondo me. Ok, sì, cioè le meccaniche sono praticamente le stesse, però funziona, va tutto... Io mi sono veramente divertito. Ok, sì, io vabbè. Non pensavo lo avresti voluto rifare, cioè, sai? Te. No? No, mi sono divertito un sacco, invece. È finito lì. Abbiamo fatto anche 40 mappe diverse. Sai, vabbè. Che secondo me no, perché comunque se aumentiamo la dimensione della mappa e tutto, anche perché noi non abbiamo approfondito la parte del quando uno dei due muore. È vero. Allora, prontati, Linus. Sì, scusatemi. Allora, vi devo solo la mia unica esperienza su questo gioco. Grazie per i 12 mesi. Un anno di noi, grazie. L'ho provato per 30 minuti, però ero da solo e quindi mi sono rotto i coglioni, l'ho chiuso. È Phasmophobia, però con delle meccaniche più lineari e un po' più carine. Ci sono le trappole da schivare. Puoi mettere l'Egitto, poi. È l'Egitto, esatto. Sì, vabbè, la casa da signora. Grazie, Luke, per la sub. Si vede? Si vede il marsupio? Okay. Immagino di sì. Eccoci qua. Premete F per la torcia. La torcia è un parolone, però. Ok, bella questa torcia arancione. Questa è casa mia. Sì, Fello, vicino. Anche mi dovevi tempo fa, però da solo come un pirl. Ok, allora io prendo, immagino che io non ho nulla. Ah, no, invece il contatore Geiger. Bello. Il termostato qua. Prendo il contatore Geiger. Io ho preso questa cosa qua. Ma che è ho un segnale di calibrazione. Se qualcosa che da prendere, lo prendo tutto in generale. Ho questa cosa, qualcosa qua, che potrebbe servire. Che dei due Karim adesso? Quello di blu o di giallo? Sicuramente il torcione grande. Certo. Ah, questo intendi? Questo qua con l'accendino. Ok. Questo non ce l'avevamo l'altra volta. Prenditi quello per parlare, quello lì. Questo qui? Okay. Sì, la radio. Ma ok. Mi sentite? Ci serve sempre, purtroppo. Vabbè, prendo anche questa cosa. Pronto? Strana. Ciao, pronto. Kylo, bentornato. Prontissimo. Pronto? Mi sentite? Sì. Ah, ok. Non avevamo questo oggetto l'altra volta, Karim. Vedi, c'ho senso. Quale? Questo coso qua. Quella radio. Oh mio Dio, che è? Che credo sia la radio. Sì, è la radio. L'ho sempre usata io, quella. La bussola? Okay. Provala tu, provala tu. Okay. Può servire la bussola? Non abbiamo capito a cosa serve la bussola. Chi mi ha acceso vabbè, la torcia? Forse di qua, io. Di qua? E qua di qui? Ciao, no, Robby. Chi sei? Sei tu questo orcascetto? Sono io, sì. Comunque questo gioco mi rovina il microfono degli altri. Io mi sento male. Che palle. Vabbè. L'audio. Sì, ma tu tutti e due o solo sì, uno sì, due? Vi sento gracchiare. È terrificante. Oh, no. Il video era perfetto, quindi... Ah, sì, adesso scatta. Il video era perfetto, quindi anche in live immagino si senta da Dio, ma... Boh. Io personalmente, io mi sento male. Ciao, si è spenta la torcia. Te la accendo io, aspetta. Fatto, grazie fatto. Piccolo essere, buonasera. Santo, scusami, ma è la torcia accesa di anche tu. Grazie mille. Anche tu. Bellissimo. E grazie anche a Just the Cloud, 13 mesi di noi. Giusto per capire, gatto, grazie hai mille. Fatto tu la stanza di Discord? Sì. Ok, magari la si può rifare. No, non credo sia quello, credo sia il gioco. Mi è successo anche altre volte che io ero in live da Karim e basta. Ok. Non so. Mi raccomando, accendete questi che così capiamo quello dove che dobbiamo trovare, Lino. Con che testo si aprivano? Con la L? Con la L, okay. Le amaro. Ci sono le prove e iniziamo a segnare le prove quando le vediamo. Le fiamme spenti. C'è l'italiano comunque? Ah, per me sono in inglese. Sento qualcuno. E audio. L'hai sentito pure tu o sono pazzo? No, no, l'ho sentito, era fortissimo. Ok. Ah, qui, vabbè. Lino, ti faccio vedere. Sì, questa porta qua si vuole è quella che dovremmo aprire capendo chi è il fantasma. Ok, inserendolo qua. Quando, esatto, quando sbagli muori. Beh, allora se sbagli muori. Voglio sapere niente. È esattamente successo quello, tra l'altro, più volte. È verissimo. Ok, allora, io ho degli oggetti che però purtroppo non so esattamente a cosa funzionano. Tipo questo qui che...
quello è per i terremoti. Rumore di fondo. Ah, okay. Ah no, giusto, è vero che non si può modificare le opzioni. Perfetto. Quando un rumore può decidere tramite una porta rossa o blu se aiutare. Questo Scarlet è bellissimo. Ciao. Quello sì. non l'abbiamo approfondito, eh. Con che tasto hai parlato? Io ho selezionato il tasto nel mouse, però il tasto base è V, ho mi sentite? Sì, sì. E io vi ho mutati proprio per non sentirvi. Ok. Oh, ma si sente, fenomeni osservati. Avete notato che c'è l'eco? C'è l'eco, sì. Credo ci sia un fantasma. Oh mio Dio. Dove? Ma era davanti a me. No, era davanti a me, sì, qua nel ponte. Senti, Trabocchetti. Trabocchetti vi è rimasto in testa, eh. E palla. Okay. Sembra la palla! Che paura! È morto, gatto, che sono? No, ho sentito un... No. Le patatine. No, ragazzi, qualcuno sta morendo. C'era la pietra? C'era il trabocchetto, ma l'ho evitato. Forse perché era un po' inclinato. È vero, dove è finita? Che spuntoni. Mi ha stupito un sacco sotto, l'audio comunque. Sotto il video, sincero. Gatto, a proposito di trabocchetti. Una ragazza. Ho visto che hai risposto. Ma che cazzo? Una ragazza ha scritto. Certo. No, che cazzo ha capito? Scusami, non lo so. Ha detto: ma come fa Karima a non sapere cosa voglia dire trabocchetto? No, non è. Cosa hai capito del video? E aveva 8 like questo commento. Ma come? Ma non era quello il problema. Se l'è presa. E certo, per forza, tutti non hanno capito un cazzo. Era la cosa più semplice del mondo. Sei scemo, Lino, che forte. Qua ci sono delle mummie. Ma mutalo, no? Ma mutalo in game. Volevo parlare con Franco. Allora, io seguo gatto. Andiamo. Karim, vieni. Consigliamo di usare il microfono in game per questo gioco. Sì, però che scomodità farlo. Non c'ho voglia. Occhio alle mummie. Grazie, le mummie Matteo, si per 27 mesi come mi anni più 4. Grazie. Ok, c'è già, anche allora, a Tenebrina per la sub. No, si è spento il Franco. La. Che paura, maledetto. Mamma mia, ma fortissimo. Ve l'ho detto di mutarvi. Fate come vi no, pare. Io adesso voglio avere paura. Oh, la palla! È morto Lino? No, qualcuno però sì. L'ho preso di faccia. Ah, però okay, sono preso. La cosa degli X-Men. Benissimo. Sì, di Fantastici 4 non ho fatto niente. Che paura, che? Non parlarmi mai più. Quanti suoni ho sentito tutti insieme. Ma accendila, scemo. Ok, e non okay. Ci sono ragazzi dei soldi. Posso comprarmi allora, la pizza? Il Geiger non geigarizza. Allora cosa devo... si è spento? Ci ha spento le torce, segniamo? Sì. Mi sa di sì. È ah, un sì, segno? Segniamo... Sì, sì, un segno. Ok, fiamme spente. Fiamme spente. Scusate, in evidence devo andare. Sì. Extinguish Pro... flames, giusto? Esatto. Sì. Bravissimo. Sì, ce l'ho in inglese. Ah, va bene. Sì, però non mi sembrava una roba così difficile da trovare nel menu. No, ci sono dei disegnini. Quattro mesi, come so. Va? Okay. Ne riparliamo tra due ore. Prova a dire con la radio in inglese dov'è. Ok. Grazie mille. Where are you? Where are you? Dio mio, quanto eco. Where are you? Dove stai, where you? Where are you? No, ma mi prendete in giro. Oddio, mi sta trasmettendo. Ragazzi, mi ha parlato. Ha parlato alla radio? Sì. Sì, sicuro, 100%? Che, sì, c'è stato un suono, aspetta, lo rifaccio. Ci riprovo anch'io. Allora, where are you? Where are you? Ha parlato. Sì, sì, è lui. Si confermo, ma ha risposto al telefonino in arrivo. Vocale risposta. Sì, vocale risposta. Vocale risposta? Vocale risposta. Ma proprio con il coso. Vocale risposta. Ragazzi, c'è Fran. Ma sì, ma va via, tranqui, guarda. Ah, ok. Posto. Era ecco un po' di fumo. Ok, la voce allora, è stata molto inquietante. Io ho abbassato l'audio a metà e l'audio di lui mi ha stordito le orecchie. Io c'ho sto perenne rumore di gracchiamento di quel chiuso. Stannaccia. Abbasso ancora io. No, no. Chi è? No, no. Che sussurri? Hai scorreggiato? Io mi metto nell'angolo. Tutto di qua ci siamo stati? Bro. Non lo so, io non so più chi segue. Non ci la palla, sì, sì, ci siamo stati. Non ha ancora distrutto niente, vero? Chi sei tu? Allora, qui ci sarebbe un vaso rotto, però non so se l'ha rotto Lino prima perché ci ha passato. Non, so, non credo non si possano rompere i vasi, vero? Ma che ne so, in ragazzi, teoria no. Saliamo. Però, ma saliamo all'ingresso, che saliamo? Ragazzi, scendiamo. Mi continua a spegnere luce? No, di qua no. Andiamo giù, sì, vai due avanti, giù. Vai due avanti. Di nuovo Twitch ha problemi con la chat, ma che bella novità. Oh, che paura. Lo hacker, che bontà. Io ti odio. Ho trovato la leva. No, Karim, sei pazzo. Ragazzi. Mi ha schiacciato. Ragazzi, anche io sono diventato magro. E siamo entrati in una pressa. Ho trovato entrambe le leve. Vedo la pressa. Sì, siamo dall'altra parte.
No, io non torno indietro. Vai avanti, vai avanti. Ma magari ma vai tu avanti. Sei tu che c'è questo. Ma non ci credo. Ecco Antonio, qua. Ecco qui. Nuovo obiettivo scoperto. Dio. Aio, sì, ma è impossibile passare. Ma è impossibile proprio. Sì, anche voi, anche veloce non si può. Ma scusa, ce l'ho un segno nella vita. Gatto, ormai l'ho fatto. Non serve più. Eccomi qua. Non c'è niente. Come? Ci facciamo la pizza? Accendo il sismometro, vediamo, si sta calibrando. Oh, spazio? Easy. No, ragazzi, ho 62 di vita, io sto deperendo. No, vieni, ragazzi, vieni, Lino. Se muoio mi metto a piangere, non lo dico. Ok, uscire si fa facile. Sì, perché sono alternate le ciao, pietre. Roxy. Sono proprio il contrario rispetto a quello che dovrebbero non essere. Non mi schiacciare! Vai, Lino! Ma ragazzi, ho recuperato vita, è bellissima questa roba. Mi sono ragazzi, terremoto detector, segnate, tremors. Terremoto detector. Terremoto detector. Che? Si sono rotti i vasi, si sono rotti i vasi. Allora, sono vasi, segniamo, vasi rotti. Distruzione. E anche il... Aspetta. Terremoto. E dov'è il terremoto? È tremori. Tremori, hai ragione. Tremors, ok. Potrebbe essere Talgor the Perilous. Tutti, o Necrof the Shadow o indeterminato. Okay. Abbiamo dovremmo di altre cercare cose, qualcos'altro. Io c'ho il contatore Geiger. Okay. Avete una bussola? No, no, possiamo andare a prendere solo... però. Ti do il Geiger? No. La vado a prendere, ce dai. Ce l'hai tu il Geiger? Sulla io bussola. Ah, ce l'ho la bussola. Vada... Ah, ce l'hai? Okay. Sì, ce l'ho. Sto capendo. Chi ce l'ha? Dove si è? Il Geiger. Tu c'hai il Geiger, io c'ho il Geiger. Sono la bussola chi ce l'ha? Ho anche la bussola, tutto. E allora? Segni anche mi i vasi rotti? Mi questo? Ok. La bussola non credo che segni i vasi rotti. No, no, mi hanno detto segni anche i vasi rotti che non li avevo segnato. A nord è di là, però è finito qui. Cioè, nel senso allora, una delle leve è qui. Dovremmo cercare anche l'altra. Allora, questi vasi. Li faccio sì, hai sono qua. Tu? Sono allora, una l'altra, Non è vero. Mi gira... Allora, mi ha girato la bussola. Che vuol dire? Che è magnetico? È probabile. E la dragonite? Sì, il compass ruota rapidamente a causa di anomalie magnetiche. Ah, quindi è Talgor quindi è... oppure no, Necrof? No, sono entrambi. distortion. E abbiamo finito le prove, però. Che devo fare allora, adesso? Come? No, apriamo la porta intanto. Apriamo la porta. Ma lo possiamo già fare? Aspetta, la leva, la leva. Claude. Sei pronto? No. Dov'è l'altra leva? Dov'è? Era qua, sì. Una qua e l'altra seguo. Ma mi sa... No, Karim, questa qua, la porta si chiude quando imbrocchiamo il personaggio. Ma queste non possiamo... No, queste non sono le leve per aprire la porta, eh. Ah, che so? Ok, va bene. E no, basta con sto fumo. Ecco. Però okay. non abbiamo trovato vai, la porta. Vai, contami. Vabbè, comunque dopo 3, ci dobbiamo cambiare, 2, io non so chi è chi. Uno. Di là vedo un segnetto rosso in fondo. Dove? Di qua? Di qua. Allora, abbiamo aperto la porta, però non abbiamo trovato la porta. Adesso l'altro... mi fido tanto. Sei scemo, che paura che mi hai fatto, cretino. Chi? Tu. Come io? Cos'era quello? Perché mi sono un po' intimorito, capito? Sono diventato piccolo. Come quando diventi un lupo, quando ti intimori, fai... Cos'è? Il vento? Dice vento. Ma che stai facendo, Ser? Io sto correndo, accendo tutte le torce. Ti sto seguendo. Dopo cambiatevi, per l'amor di Dio. Ma dove siete tutti? Cosa sento? Segui le torce. Ragazzi, abbiamo un nuovo scoperto. Ah, c'è il serpente qui dentro. Che succede? C'è il serpente. Ma dove siete? È finto. O no? Non ho è finto? Ho un foglietto, c'era scritto premier per rispondere ed è sparito. Benissimo, hai risposto. Grazie, no, qui c'è un tavolo. Rinnovarsi. No, vado qui sopra, che succede? Sì, espulsa l'acido. Sono proprio curioso. Oh mio Dio, era un signore. Il culo. No, ma mi è apparso nel culo, mi è apparso. No, ragazzi, ho un po' paura. Ragazzi, dove siete finiti? Segui le torce. Gatto, segui il cuore. Ma come cammini brutto. Eccoci. Di qua? Sì, ecco, la corsa è sempre un attimo... Ok, qua c'è da accendere. Qua non c'è un cazzo, va bene. Vabbè, c'è questo crocifisso, però non di Gesù. È una bella collana. Ok. Che voglio di rivedere Papyrus ogni volta che vedo la. Ok. Ma non solo. Sai che mentre montavo il video mi sono guardato Asterix e Missione Cleopatra? Il cartone, però non è il film. Non mi è mai sconfiggerato tanto Asterix e Obelix. Ah no? Guardavo, non tanto. È un po' come Bud Spencer e Terence Hill. Erano monodirezionali a livello di contenuti. Dove sto andando? Ah, lì dove siamo andati prima.
Però cioè, sì. Asterix, sarà che ho letto i fumetti, ci sono cresciuto. I fumetti sono belli. I fumetti sono belli. I cartoni belli. Sono uguali, eh? Sì, no, io parlo di a livello di struttura di disegno, mi piacciono molto. Poi i contenuti, sì, sì. Vabbè. Sì, sì, sì. Allora, c'è la porta. Ah no, dobbiamo trovare la porta, gatto. No, porta... non tocca ancora niente. Sì, non trovo niente io. La porta il cancello, tipo. All'altro, nella versione italiana, l'amico di Panoramix era Siculo e parlava tutto. Non sono capace di non farlo. Come parlava? Ragazzi, non sono capace di fare l'accento. Chiedo scusa che non ci sono. Non dove sei? Eccoli, mo. Allora, qui c'è dove ci sono segnati dei nomi. Sì, dei non è quello. No, okay. Allora, le leve che abbiamo tirato in teoria devono aver aperto un cancello, una specie di cancello. La possiamo richiudere così magari capiamo dove è la porta chiusa? Perché non se credo. È già aperta magari non capiamo. Non te ne accorgi, no, se è aperta credo, perché sono sì. Posti okay. Segreti. Però io non vedo altre prove. Quindi... L'architetto egiziano era bellissimo Asterix. Io lo guardavo sempre quando ero piccolo. I sai giochi pure erano carini. Erano molto belli, mamma mia. Se quelli come per... avevo io, avevo il gioco di Asterix e Obelix che facevano la gara, le Olimpiadi, dove mangiavi, dove correvi. Bellissimo. No, ma, era no, ma quello lì, no, scusami, sì, non era il momento bonus della Ken Slash? Che ti dovevi mettere a mangiare? Possibile, ma io avevo solo quel gioco. Cioè, il gioco aveva solo quello. Tipo le Olimpiadi, una roba... Forse quello uscito dalle merendine. Forse devo ricordo male. Possibilissimo. Vabbè, niente, allora Lino ti devi sacrificare e prova. Decidere prova. Uno allora, sento della musichina egiziana. Aspetta, allora io scelgo, la musica. Dove? Sei la mai musica? Fatto delle foto a qualcosa? C'ero non c'è niente, cosa faccio le foto? Guarda, qua c'è un posto segue? Dove appoggiare la gente per staccargli il cervello. Ma so, qui dove? Non ti troviamo? Ah, c'è il fumo! No! Qua. Attenzione! Dietro, qui. Dove sei? Ecco, una foto al fumo magari anche. Non ho fatto in tempo. Potremmo andare. Che fa colore. C'è la tua macchina fotografica, ok. Non è sì, che ce l'ho io. Qua, questo, no? Ah, aspetta, bello. Illuminatemi, ho preso un foglio, illuminatemi il... Ho preso un foglio. Dove sei? Ma di che sto parlando? Ah, ecco. Allora, appena siamo... No, aspetta. Appena siamo entrati nella stanza, il nostro Geiger counter si è impazzito. Oh, vuoi non vedere che tu le... no, ma magari questa lo in può contare come prova? Dici? Sì, può contarlo come prova? Magari sarebbe la fico. Prova è una prova? La prova è una prova? Sì. Può essere. Quindi, mettiamo Geiger radioattività. Vai, vai, mi voglio fidare di te. Radar. Sono sempre loro due. Quindi non... No, non è vero. Mi dice solo Tolgor. Che ho messo di sbagliato? Cosa hai messo? Dimmi cosa hai selezionato. Allora, Dextraction. Mi alita nelle orecchie, però. Radar detection. Radar detection. Dai, sto drogando. È radioactivity. No, rilevamento radar. No, non è quello. Ah, no, è quello scusami. Di fianco, radioattivity. Scusami, tu hai detto il contatore Geiger. Il contatore sì, Geiger che cosa misura? Non è rilevamento radar. Ecco. Ah, ecco, sì, mo me li da tutte e due, perfetto. Sì, avevo sbagliato a selezionare. Ok. Ok. Abbiamo risolto. Quindi niente, sono sempre gli stessi due. Niente. Abbiamo mettiamo... Posso dire qual è, secondo me? Sì, proprio devi premere sicuramente. Tasto, non c'è problema. Talgor, che si fa? Mangiava okay. Il sapone per assaggiare se c'era il chiaramente lui. Di qua, ragazzi. Ti ricordi dove il. Sì, ci sono io, ci sono io. E non ti vediamo, gatto. Dietro di voi. Dietro di voi. Ecco qua, vai, vai. Eccoci. Eccoci. Questa tomba sarà la vostra tomba. Vuoi provare tu, gatto, o lo fa lì? No, lo fa lì, che vuoi che da me. Cazzo non c'è merda. Problema. Chat! Ok. Siamo pronti. Vuoi fare un pollino? No. Ragazzi, mi bussano alla porta. Io me ne vado. Devi Talgor, devi... premi Talgor. Sì, l'ha premuto. Premi di là, premi di là. Vai, 3, 2, 1. Vai. Ah! Scusa, è giusta. È sbagliato. No, la tomba è andata. Come? E boh. E non sono morto. E no, la tomba è sigillata. Adesso dobbiamo trovare una leva blu. No, ma ragazzi, non avete fatto quello giusto? E no, era sbagliato. Vabbè, però adesso sappiamo qual è. Se metto Necref. Ma muore no, gatto. Non si può hai messo. Ah, non posso più selezionare no, nulla. Non si può più aprire. Dobbiamo solo fuggire dalla tomba. No, per ragazzi. Per prendere gli oggetti, sì. La lavastoviglie non dura di più. Oh! C'è il fumo. Vabbè, lo evitiamo. Immagine si è manifestato, ha detto. Sì, ce la possiamo andare? Sì. No, dobbiamo prima trovare... No, non siamo sigillati? Sì, dobbiamo trovare una leva blu. È come questa bello, blu. Bello, però. Fico. Però non l'abbiamo trovata fino adesso. Mai trovata. No, perché spawna dopo. Ragazzi, ho sentito qualcuno con delle chiavi. Dopo, ho capito. Sì. Perché sarà state salendo bastardi, dovete scendere. Perché metti che è spawnata qui, cosa ne sai?
almeno tiro cioè faccio una foto, almeno gli faccio una foto. E qua, guardalo. L'ho fatto. Ma... è un nemico di Elden Ring, eh. Ma chi è questo signore? Dark Souls 3. È il mercante di Resident Evil 4. È l'acquaiolo, questo. Ostia, andiamo... non è... Ah, ma è pieno, le vedo un di sacco acquaioli? Di acquaioli? Sì, sono proprio là. Ciao, Torino Alex, pieno. Allora, mi piace questa meccanica qua della... l'acquaiolo. No, dell'acquaiolo, nuovo, della leva. Sai? Ma è carino, fatti tu, non ho capito. A una volta che non sono morto. Aveva sparato da sotto, credo. Sì, c'erano le spine. Magari dovevo morire, ma è un bug. Cioè, Kaito. Forse... l'ho trovata la leva, eccola qua. Vai, tirala, scappiamo lì, no. Tira la andiamo leva. Via. Viva la leva. Pium, pium. No! Mi ha ucciso! Carimma, Dio! No, come? No, ha preso pure a me! E poi puoi giocare anche tu. Scappa, gatto, se ce la certo. Fai. Certo. Ho finito il gioco io. Ragazzi, ma devo scegliere. Un saluto alla leva. Entro qui dentro. Ma non posso più chiudere? Vabbè, ho rovinato il mondo. Che paura! Scusa, ma... gatto? Sì! Però mi ha ruggito nelle orecchie, ma che paura! Mi sei... ma che cazzo? Siamo noi, vero Lino? Sì! Vaffanculo, oh, teste di merda! Andiamo a prenderlo! Mi segui a casa, gatto, pensavo. Vieni qui! Invece... oh. Dai, vieni qua! Oh, oddio, gatto, se ti prendiamo... No, è diventato un film non spento! Bella sta cosa Joss, che può diventare il mostro! Sì. Puoi decidere se collaborare... o cattivo o buono. Esatto, cambiatevi. Beh, sì, per amor di Dio, cambiatevi. Che sono... sono bello così. Ciao, gatto. Madonna, che schifo il vetro. Io non voglio piangere. Allora, io voglio essere questo. Mi cambio i pantaloni, magari. Me li metto questi qui, che mi piace questo colore qua. Questo qui? Perché è molto, molto carino, raga. Mi è piaciuto un sacco. È bello, sì. Infatti, sì. La prima volta che l'abbiamo giocato è stato proprio figo. Purtroppo, da solo a me aveva troppo ammorbato. No, da solo, secondo me, questa roba sì, qua non rende. Ah, ma posso diventare anche Anselmo. Ok. Però bello diventare Anselmo. Ciao Crisma, buonasera. Che palle. E siamo qui davanti a questa porta con altre persone. C'è una signora anziana. E nel frattempo c'è sempre questo signore che caga qui dentro, che balla. Eccomi. Dentro il bagno. Che buonasera. Fa? Ma che eccoci qui. Che c'è? Cazzo, che stai facendo? Carino, che c'è uno che caca lì, guarda. Che ma Karim? No, voglio andarci. Non lo so, chi è? Presentiamo la donna. Quello ragazzo, no, l'uomo. L'uomo. E siamo due uomini. E io chi so? Io no, sono? Io sono una donna. Donna. Buonasera. Donna. E chi è allora questo signore che cammina su se stesso? Gatto, il vecchio è gatto. Sono io il vecchio. Il ragazzo di nero sono io. Ok, andiamo. Sono ancora vestiti uguali. Effettivamente, volevo mettere un colore diverso. Io ho messo giallo. No, anche io mi sono cambiato, Ma anche tu eri giallo. Ma tutti e due gialli. Volete, no, lui è bianchetto. Lasciamo la mappa in media. Sì, dai. Ok. Mazza, oh, la difficoltà era facile, siamo morti 2 su 3. Per dire che secondo me ce n'è ancora da esplorare del gioco. Vai. Vai, sono pronto. Okay. Sarà molto carino. Prontatevi. Fatto. Aspetta, ho un problema, ok? Non è vero, non ho nessun problema. Sono pronto. Sono fichissimo. Fate la scala umana e provate ad andare nel bagno. Oh no! Sai che è assolutamente da fare questa cosa? Ottima idea. Eccoci qua. No, si sta scaricando una sigaretta di pelle. Dai. Aspettate che metto... gira la ruota. Patatine. Viva la ruota. Sì, no, non siamo nel deserto, vero? Eccoci. Ci sono le patatine qui. Eccoci qua. Sono tutte briciole in realtà, non le sabbie. Cos'era in Jumanji che camminavano e dopo c'erano gli insetti? O era Indiana Jones? Eccoci qua. Forse Indiana Jones. Era Indiana Jones. Jones è pieno di insetti, anche la mummia, volendo. Anche la mummia. Madonna, che no, paura, c'era proprio la questa scena, mi ricordo, dei protagonisti che camminavano, allora. Sentivano che camminavano, dicevano questa cosa che camminavano, sulle patatine, e poi in realtà camminavano sugli scarafoni. Prendo il Geiger, la torcia, questo... Sai qual è uno dei film con la scena di insetti peggiore della mia vita? Ti stupirà la risposta. Per me la mummia quando vai. Mi entrano insetti sotto pelle. No, Matrix è lì vicino quando gli ficcano l'insetto nella pancia. Mamma mia che paura ma quella ce cosa. Ce n'è una molto peggio ed è la scena dell'insalata in Dennis la minaccia.
quando lui mette gli insetti nell'insalata e c'è lo scarafaggio in faccia. Perché sono veri quelli! E sono veri, esattamente! Perché quelli cazzo di insetti erano veri! Che schifo! Bastardo! Pezza di schifezza! Mi hai rovinato la giornata! Scusate questa cosa. Vabbè dai, siamo a fine serata, tranquillo. Che schifo! Grazie Rubik per i 34 qua, mesi. Uomo con i piedi storti, vai! Stai calmo, allora. Ciao Elisar, bla bla. Era Piccola Peste o Denise la minaccia? Non mi ricordo. Ok, eccoci qua. Sono già allora, ragazzi, io vi mantengo allora la candela. Mamma mia. Che panza! Grazie. Ma che sei scemo? Nel Tempio Maledetto però c'è quella scena di quella bella cenetta che è tutta... Era Dennis. Che schifezza. Era tutto Dennis, un programma. No, raga, che ho fatto? Che toglievano la testa alla scimmia, c'era il cervello. Divento una mummia. Ti chiudo dentro. Sì. No, no! No, no! Ok. È il mio incubo peggiore questo. Che il ragazzi, mi dispiace, di colpa di Carino. In quella scena lì faceva forse più schifo. Soldi. Che c'era il pitone, tagliavano il pitone e uscivano le anguille dal pitone. Ma vive. Non so se hai visto Cannibal Holocaust, lì c'è una scena tremenda con la scimmia, madonna. Ce ne sono diverse, quello vorrei recuperarlo. Scena tremenda di Cannibal Holocaust. Ciao Ele. Sì. Ma come? Che ma c'è di la terra, la torcia lì, ok. Eh no, è che picchio e si spegne. Ah no, perché, allora raga, qua mi ha spento la torcia. Era tutto se vero la, lì, tra se l'altro. Se la spegni di nuovo, mettiamo come prova. Ok, ah, sì. Ah, guardate, qui c'è una porta, forse da far esplodere col TNT, non so. È che non abbiamo, però. Eh no. Che cos'è stato questo rumorino? Ma io sentivo correre qualcuno dietro le rocce. Andaccia, puttana! Che c'è? Che è successo? E penso un uccello, scusate, un uccello, un suono... Ha fatto... Sì, è vero, c'è anche i bulbi oculari dentro la minestra. Avete ragione. Che cacca. Mi ha spento la torcia, comunque. Allora, ammetto. Solo una volta, okay. Però. Ah, solo una... Aspetta, allora proviamo ancora. Poi, dai, perché non so se magari ogni tanto si... Anche, ok. No, anche a me. Ok, lo possiamo mettere. Almeno l'ha fatto a tutti. Extinguish flames. Perché non c'è stato un gran vento, in realtà. E no, infatti, non c'è stato un grazie a cacciatesta. 13, sono già arrivato a 13. Come passa il tempo? Ragazzi, ci siamo divisi, sono da solo. Perché mi fate questo? Ho trovato la porta da premere. Dove sono i miei amici? Io sono nella stanza della mummia. Dove c'è Lino prima. Da solo. Sono dietro di te, Lino. Non è vero, mi dici le bugie. Ah, è vero, sei... Ciao! No, Yubico. Eccoti. Però ciao. La scena degli scarabei che gli entravano sotto la pelle nella mummia... No, quello è incredibile. Ok, io me la sento. Ah... Ma in realtà tutta la mummia mi ricordo che da piccolino mi aveva turbato abbastanza. Perché erano le prime CGI fatte bene, bene. Per l'epoca, naturalmente. Eccoci qua. La tempesta di sabbia con la faccia è fighissima. Era fighissima. No, ma anche lui quando è mezzo mumioso che assorbe la gente. Che si arrampica poi dopo sul soffitto, tutto a quattro zampe. Che mettono sempre le creature a quattro zampe che fanno più paura. No, era grazie tanto per i tre mesi. Bene. Men in Black con lo scarafone. Ciao, Maniconico. Quale? Vabbè, ma era in CGI a merda. Cioè, non era neanche. Ma non mi ricordo. Ma era un film vecchio. Lo vedevi da piccolo. Ti facevi il puppone sotto. Sì, però non ricordo comunque. Io non dimenticherò mai quella scena di Matrix quando gli metto l'insetto. Ho avuto veramente i traumi. Madonna. Anche perché ero piccolo quando l'ho visto. Comunque qui ci manca qualcosa, perché non stiamo trovando niente. Qua no, chiaramente... No, mi ha spento! Qua c'è da aprire. Sicuramente, vedi che c'è chiaramente qualcosa dietro. Ma neanche le leve ho trovato. Ah, mappe grandi, avete più stanze, tesori e gatto. Lino, trovare anche ci sono i trabocchetti, per vieni. Sono qui! Oh no, i trabocchetti no! Ma io non ho paura! Sono solo soldi, lascia perdere. Quelle parte del solo soldi, lascia perdere, non hai capito. Tutte! Effettivamente io non ho neanche provato a fare le prove. Sono un coglione. No, ragazzi, mi hanno fatto del deturpo. Ah no, 80 di vita. No, stai can you hear me? Perché stai parlando in game? Che perché se ti guardi lui il battito, se vuoi guardare il battito con spazio, parli automaticamente in game. Purtroppo. What's non your è una name? Cosa che puoi scegliere. Hai ragione. Cosa ti devo dire? Comunque, no, è gialla la mia vita. Franco? Ma sto trovando un cazzo, non sto trovando. Ascoltando, pronto, mi sente? È bellissimo l'audio in game. Mamma mia, che bravi che sono stati. Who are you? Ok, adesso è partito. Infatti, Mary.
Ha risposto, bene, ha risposto, ha risposto. Ha risposto? Risposto? Ha risposto. Sicuro? Sì, mi ha ruttato nelle orecchie e ha risposto. Direi che no, non ti deve ruttare, deve farti... Sì, ha fatto... Perfetto. Però è un rutto per me quella roba lì. Se mi parli così ti chiedo cortesemente di deglutirmi. Vocal response. Quindi se mettiamo mappe grandi ci sono più cose. È un telefono, sì, che parla. Io parlo e me lo converti in geroglifici. È per quello che mi risponde Imhotep. Ma non vedo. È Google Lens, man. Ciao, Lupo, terremoto, terremoto. Terremoto? Sì. Sta giocando un altro gioco, gatto. No, me lo ha detto il baracchino qua. Poi dopo ho vibrato tutto. Vai, in teoria, scusa, prima non abbiamo sentito il rumore di passi. C'è come prova, eh? Ah sì? Ma magari erano i nostri. Io l'ho sentito bene invece. Infatti ve l'ho anche detto, vi ho detto, ma ho sentito dei passi dietro il muro. Cazzo, come torni indietro? No, gatto, non fare questa cosa. Scusami, ultimamente c'ho sti sbadigli. Non ti ho più trovato comunque. Sono sveglio dalle 6:40, lasciami stare. Ah, che sei andato a prendere il nuovo... Cos'è successo? Lino? Ragazzi, è una mummia! Si è risvegliata la mummia, di quelle risvegliate? Lino? Eh? È morto. Ma perché no, sono nella vita vera? Dentro, sono morto. Era una mummia di quelle da dentro il sarcofago? Sì, sembrava vestita in modo un po' strano. Non spiega. Ma che bene. Risposta è? Bene, in italiano! Era strana, era una era persona. Qua, era questa? Aveva forma di Rita Levi Montalcini o aveva le calze no, di allora, c'aveva una cosa, non aveva le fasce, mi sembra fosse vestita. Perché proprio Rita Levi di Montalcini? Non so perché. Secondo me non era la somigliava mummia, a questa o no? Pelle. No, era vestita in allora pelle. No, era in sei pelle. Sicuro? Va bene. Sì. E sarà di sì, sadomaso, vestito so, nero. Ok, allora è apparso lui, credo. Era una mistra, non lo so chi è. Allora. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti anche nell'antico Egitto. Che dobbiamo fare? Yeah. Elena, ciao gattone. Nonostante tu mi faccia tanta compagnia e leggerezza, sei un uomo super intelligente. Questo non è vero, te lo assicuro. E con una bella empatia. Questo è vero. Grazie eccoci mille. Qua. Allora, mi ha davvero. Ma poi perché con me? È violino? No, ragazzi, sono injured. Anche io. No, io sono ok. Ciao, ma dove siete che non siete mai venuti da questa parte? Scusate. Ma dov'è questa parte di cui parli? Non te lo so dire, infatti. Non so dove siete. Ho capito, cari, però anche tu, io se non mi dai tue indicazioni. Torce da solo. Allora, non... ho trovato la mummia che diceva Lino e non è allora vestita di pelle. Si sarà cambiata, è una mummia allora. Sì. Ragazzi, una mummia ho visto solo... una mummia. Non è di quelle risvegliate, però. Non è di quelle risvegliate, no, okay. No. E chi è? Un mostro in generale. Ma dove cazzo sei andato tu? Io adesso me ne vado. Ma io c'è una zona dove voi non siete mai venuti. Perché non c'è un cazzo. Ma non è che non voglia venirci, per carità. Cos'è? Allora c'è un ponte. C'è uno di quei ponti con le trappole da superare. L'abbiamo superato. Per quello con Sam. Sono io. Eccoci qua. Sono tutti qua. Sei tu, Karim? È successo? Sì, sono io. C'avevo la bussola. Lino? Ciao Luna, mi sono spaventato a morte perché stava camminando. Praticamente era raso terra con questa torcia in testa. Grazie Cookie per i 4 mesi. Riaccomi. Eccoci qua. Ciao! Che palle. Oggi da me c'erano dei gabbiani, non so se vogliamo metterlo. No, le emorroidi! Che cos'è questo suono? Madonna mia. Chi è che sta facendo il brodo? Sta bevendo più che... Sì, con le ascelle però. Ragazzi, io potrei morire in caso per 13 mesi. Più o meno bene. Ma è che male m'ha preso. Ho preso il dolore. Non c'è un medikit. E poi dove sei andato? Di qua? Però ragazzi, un secondo. Che vedi, l'ho accese io. Una delle mummie qui non c'è. Magari se n'è andata. No, no, perché non la vediamo non conta. Ok. Muro invisibile? Prova. Colpiscilo 50 volte. Karim, sai che ho finito Elden Ring? Oh, tutto. Io ho stasera, ma non credo mi manchino solo 2 ore, quindi... Ho ucciso anche tutti i boss extra. Chiedimi se non, vuoi dopo. Io non so quali siano i boss extra, cioè ne ho ti fatti assicuro, una marea. A meno che tu non sia un fenomeno, per me non li trovi. Alcuni sono difficili, dici? Vabbè. No, dato me è proprio... Sì. E non so... Cioè, non so... Uno ma almeno. Io ho esplorato tantissimo, ho sbloccato aree segrete... Però non so se siano anch'io. Quelli così. Oh extra, no. Capito? No, dovrei essere anch'io alla fine. Ci Pianolino sono quasi. Qua ti prendi, prendi tanto danno, infatti. Stai attento. Non c'è un cazzo, non venite qui. Ah, porca puttana. Non lo potevi dire prima. C'ho un dardo nel piede.
mi mancheranno un paio di boss e ci sono, per fortuna. Ciao, sì, poi bisogna vedere come vuoi completarlo. Aia, che male al culo. Adesso sono critico. Ciao, però anche... siete dei rompipalle, eh. Anche io sono critico. Qua dobbiamo stare attenti, eh. Sono tre i fantasmi adesso, non conviene rispondere. Sti quadri li venderei a 3.003. Che allora, tra l'altro è anche vasi... caruccia sta cosa dei, di queste piccole trappoline che ci sono in giro, eh. Sì, sì, no, ma infatti guarda, è meglio di Phasmo secondo me questo qua, però ha meno interazioni. Ha meno interazioni, sicuramente. Però non è perché è un po' più esplorativo. Troviamo... Sì, però ci perdiamo sempre. No, più che ci perdiamo, vorrei capire. Mi serve almeno un'altra cazzo di prova. Non ci sono prove. La cosa che mi si è più. Lino! Chi è stato? Oh mio Dio! Non è una mummia! Sì, è un lupo! E allora c'è un altro mostro! Come? C'è, ragazzi, giuro che c'era un lupacchiotto. Sì, sì. No, probabilmente hai visto il Anubi? Esatto, il no, Mechanic. Era vestito. Non era Grinny, come ogni mese si vuole bene. Grazie. Che smette Talbro Rofiris, ma porca counter, puttana. Che sta risalendo. La mappa, ragazzi, credo che sia generata randomicamente, che è anche una della sua forza, penso. Sì, aspetta, se volete io vado su, che magari lo segna nella mappa, capito? In effetti. Perché c'è una di quelle cose da mettere. Ah, guarda, ci sono io praticamente fuori. Non ci si può curare, vero? Mi sa di no. No, no. A meno che non ci sia da comprare i medikit, ma non lo so, Ehi, ragazzi, un secondo. Non si può dezoomare la mappa. Mappato 97%, però. Quindi abbiamo fatto tutto. Sì. Non è vero, non ho detto queste cose. Ma non ci sono prove. Non ci sono prove. Ma la prova è nel nostro cuore. C'è da dire che ci mancano un paio di oggetti, tipo il sensore radar. Io c'ho il Geiger. Detector. Usa il... No, il Geiger l'avevamo usato prima, hai ragione, usa il Geiger. Il Geiger l'ho usato, non mi ha dato niente, però vai. Neanche la bussola mi ha dato niente. Solo una cosa, devo stare con qualcuno di voi perché non vedo assolutamente nulla. Vieni, vieni. Che paura, ma perché mi chiede cose? Ma sei scemo? Tu sto accendendo le torce, sto accendendo. Ho capito, ma è con a meno che la rianimazione non contasse anche per la mummia che abbiamo visto. Però dopo è sparita nel nulla, quindi non la metterei io. No, rianimazione, guarda che io e Lino abbiamo ucciso una mummia rianimata proprio. Ah, non l'avevo visto, ok. Allora lo metto, aspetta, cari, fermati un secondo. Era davanti a me. Mettiamo anche i passi. Ragazzi, se mettiamo anche i passi, è Ouphoris the Forgotten, eh? Se ci fidiamo di Karim. Io me la rischio, ho sentito di vai passi. A votare Fuoris the Forgotten. Vai. Per l'amor dimmi di Dio. Dove cacchio è? Bella domanda porta. Adesso. La porta adesso è un macello. Ti seguo, ti seguo. Di qua mi sa. Io ho capito male tutti, giuro. Secondo me ha detto quella cosa lì. Qua, qui. No. Qui. No, non è vero. Qui, ciao, qui, Phil. No. Vai! Qui non è. Ma chi è quest'uomo che sto seguendo ora? È gatto? Ma sono io che io sono sì, quello di colore. Non è difficile da distinguere un vecchio da uno di colore. Ma il problema è che siamo vestiti uguali. È qua. Ok, vai, metti il Mario. Metto io. Ciao, Ouphoris. Ouphoris 3, indietreggiate, 2, 1. 2, 1. Bravo, hai vinto qualcosa? Yes, era veramente bravissimo. Ciao, bravissimo. Non sono pazzo. Bravo con i filo. Passi. Grazie a Mario, allora, buonasera, grazie per tomba, questi 37 mesi. Grazie vai, a lei, vai. Grazie fatemi anche a un menestrello per i 29 mesi. Grazie belli, davvero. Ok, adesso Lino, quando prendiamo il simbolo partirà l'inseguimento del mostro. Noi dobbiamo aprire, trovare la leva blu e scappare via. E abbiamo vinto. Sappiamo già dove è la leva perché blu? Perché non possiamo prendere l'oro che appare c'è di dopo. Sotto? Appare dopo. No, bello. Dovrebbe essere apparsa ora, no? No, la leva blu appare solo quando il mostro si attiva. Il vabbè, si raccolto. Vabbè, io vi seguo, ragazzi, vi ho voluto bene. Chi è? I ragni! Oh! Ma che trappole! Andate, ragazzi, fatemi luce, vai, troviamo sta cazzo di cosa blu e via. Permesso, permesso. Buonasera. Però non troppo vicini, che sennò ci fa un... Eccola qua, è qua, Karim, è qua. Beh, è Karim, trovata, fatto. Che culo, vai, si mamma mia, che paura! A farla sempre lunga, e dove sarà la leva? Vai, picchia tutto. Easy. Sono semplicissimo. Che culo, ragazzi. Easy. Ma che culo, è culo. È classe. No, è culo proprio questo. Vai, portatemi via. Faccio una foto a te, Lino. Sorridi davanti alla tomba. Mario! Aspetta, faccele entrambi. Aiuto! Dove sei finito? Aiuto. Dove sei? Mettetevi vicino alla tomba che vi faccio una bella foto ricordo. Bravo, io con la farina qui in mano. Eccoci. Vai, ecco qui. Fate luce 3, 2, 1. Mario. Ecco grazie. Qua. Eccoci. Bella, bella. Poi sviluppa la mandamela, sul CD-ROM, me la vuoi. No, socia, sì.
Beh, pensa che a me le foto della casa me le andate lì. Madonna. Sul CD? Sì. La foto degli impianti. Perché pensa, quando ho comprato la casa, poi no, a te no, perché l'avevi già, cioè, sì, l'hai comprata già pronta. Scusa, no, non l'hai comprata fatta in quel momento, l'hai comprata già usata. Costa meno un CD, Mirko, perciò. E di questi tempi non so neanche, sai. Dici? E allora, a me, per questo motivo, visto che la casa è tutta nuova, per sapere dove puoi bucare il muro e dove no, mi hanno dato la foto, cioè, mi hanno detto dove sono gli impianti, quindi dove sono i tubi, dove sono i cavi elettrici. Io nella mia immensa ignoranza mi aspettavo un file AutoCAD con i fili messi per bene, e invece sono letteralmente le foto al muro prima che lo intonacassero. Bella santissima. Io per appendere delle cose mi sono messo lì a fare dei calcoli matematici bussando sul muro per sentire se era vuoto o meno. Guarda, la follia. Bello, molto professionale. Facciamo hard? Aspetta un attimo, compriamo. Ecco, bravo, bravo. Ah, come si compra? Che vorrei farla qui da questo computer bello grosso. Però scusa, trasmettitore, non c'è il coso che vuole lui. Qua? Ah, no, ecco, amuleto Eka. Cos'è l'orologio intelligente? Come si fa? Non qui. Ah, ti fa parlare agli altri. Cintura di inventario, questa l'abbiamo già presa. Fotocamera 2. Ma che bel computer! Ecco, compro il metal detector. L'Orpio. Sismometro 2, che serve? Oh no, sono entrato in un virus. Ah, ecco. Radio portatile. Ah, gatto, lo sai che si può comprare un timer perché ci sono le spedizioni a tempo e il timer ti serve per tracciare quanto tempo è passato? Ma che figata. Ma che è sta roba sensore bellissima radar che posso comprare? Beh, una Claymore. Porta la musica con te, amplifica le tue avventure con questa radio portatile. Compro anche questo. Può essere utilizzato come sorgente sonora per distrarre o attirare, carino. E io ho preso il tablet con la fotocamera. Anche io, comprano tutte la stessa cosa. No. Amuleto di Eka, un oggetto raro e mistico. Puoi quasi sentire i sussurri di angoscia all'interno. Ma perché dovrei tenerlo? Tenerlo vicino sembra fornire una certa protezione. Ah, figo. Ah. Magari non ti acchiappa subito. Ma sei tu che stai facendo un casino con sta radio lì? La TNT non era out of stock, purtroppo. Sì, sì, andiamo. Come si può, ragazzi, c'è una radio, non me la riesco a... Ah, ecco, l'ho buttata. No, vogliamo controllare la sua cosa? Anche se la tasca se l'è messa. L'ho messa sul fianco. Ragazzi, io me la porto, non voglio sapere niente. Senti che così, che casino fa sta radio. Grazie Palma, San per le 40 cifre. Aggiungo Enzo. 40 cifre tonda, bella formosa, grazie mille. Di mappa. E difficoltà, mio, difficoltà? Si sta bene. Tanta. Allora io al massimo ingrandirei la mappa se vuoi. Lascerei meglio la difficoltà. Okay, grande, vai. Un difficoltà, vai, prontatevi. Sì. E grazie anche The Last Son. Una tra l'altro sub per il la pro. Difficoltà grazie aumenta mille. Anche il moltiplicatore tra di esperienza. Tanto su Discord sto mettendo alcuni spoiler dei film. No, li volevo proprio. Dei film, dei prossimi video. Volevo prendere la TNT, volevo prendere. TNT. Ah, era proprio la CDC, mi è sembrato di essere lì con Angus Young. Era proprio lui. Sono dinamite, diceva anche. Ragazzi, allora. Finalmente ho il mio oggetto preferito. Qual è? Il metal detector? Esatto. Ma chi è che ho sta canzone che ogni tanto fa? Gatto ha preso la radio, porca miseria. Confermo, no, e ho anche l'amuleto, così vincula a voi. Prendete un sismografo, io prendo Io ho preso bussola, il sismografo, prendi la bussola e il contatore Geiger. Bravissimo, io ho preso la radiolina. E io che prendo? Ma quanto è grande il metal detector? Ma guarda questo con la radio, vabbè a me vanno bene due oggetti. Ah no, l'accendino. Sono uno degli operai che ha costruito le piramidi, ero lì con la radiolina mentre lavoravo. Ma veramente dell'Ener sempre? Ma senti come egiziana poi. Io porto i panni. Prego, prego. Niente, il ritmo degli CDC rinnovo questi 4 anni di ficcanza. Grazie mille. Aspetta. No, voglio sentire. Senti che colonna sonora, sì. Gardaland. Ti prego, gatto, entrami qua. Oh. Sai che hai detto la stessa identica cosa nel video che ho visto oggi, ed era di 3 anni fa, bellissimo. Che cosa? Ragazzi, ho appena visto un animale. Senti che musica, Gardaland. Qui c'è una leva rossa, serve?
La leva rossa vi hanno tirato in contemporanea per aprire i cancelli. Okay, vediamo okay. Prima dove cazzo il cancello. Che c'è tutta un'altra esperienza andare in giro così, eh. Con la radio? Sì. È un cos'è sto metal detector poi? Che... Non lo so, l'aspirapolvere, sto pulendo. Qualcuno ha fatto una scorreggia, ho sentito. Mi hanno spento le torce, se vi si spengono ditemelo che lo mettiamo come prova. C'è della nube tossica. Bella madonna. Sì, però mi dà fastidio che quando la metto in tasca la radio si spegne. Sì. No, vediamo un po' se ha dell'oro. Come? L'ho ragazzi, comprato proprio perché volevo sentire qualcosa. La musica egizia. Mi batte il cuore. Anche a me, no, se no sarei morto. Ha spento le torce? Sì, se vi soffia le torce, ditemelo. Lino? Ragazzi, era è uscito un bagarozzo enorme. No. Ma paura. Scusa, ma mi hai spawnato tra i piedi quell'affare lì. Ma che paura, però! Non è giusto questo gioco. Mi fa fare attività cardiaca. Picardio, torcia, questo ritmo suodente mi ha convinto a rinnovare. Fuori, grazie dai, mille. La smetto di giocare con il metal detector. Cosa facciamo? Mettiamo che ci spegne le torce? Mamma, serve il metal detector comunque? Sì, sì. Vabbè, sì, quando sarà, mo ti accompagno un secondo. Pili, pili, who are you? Keep track. Di fenomeni, sì, sì. Nessuna sì, risposta. No. Di cosa? Who are you? È veramente un goat, aggostato. No, non, non risponde, non risponde. Vuol dire che non risponde alla radio. Dashba. No, è quando lo accendevo, Roberto. Che paura, sembravi quei tizi che parlano con i microfoni in gola. Accendi. Che accendo, è tutto acceso. Dai che ne sono, ti venga presto. No? Io non sono contento così. Hai dei latinetti? Si è spenta la torcia? No, sì, si è spenta. Io posso parlare in italiano? Ma veramente? Non diteci questo perché non è mai vero, non è mai vero mai. Where are you from? Chi sei? Antonio, ma... Si è aperta... Allora, si è aperta la tomba, mettete... No, l'ho aperta prova. Io, solo che mi sono spaventato così tanto e sono scappato via perché è uscito un ragno. Ma sei scemo? No, ho sentito parlare, io ho sentito sussurrare. E tu sei scemo. No, 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 ti giuro che l'ho aperta io e mi sono spaventato. Perfetto. Ok, qualcuno le torce si spengono. Ok, mettiamo la prova dello spegnimento. Perfetto. La tomba che si è aperta da sola, mi dicevi anche. No, no, è Lino che l'ha aperta. È Lino che è coglione, va bene. Ah, come ho aperto la tomba? Si avvisa, si avvisa. Si bussa, si chiede per piacere. Ma mi mando la lettera. Ma sentite, la io mi oppongo a queste cose. La bussola, sì, è impazzita la bussola. La bussola, metal detector. Ragazzi, firma metallica. Niente. Ah no, il metal detector rileva la forte firma metallica. È distorsione magnetica la compass, esatto. Scusami. Ok, adesso faccio anche il Geiger. Il Geiser. Nelino, sì, si è aperta la tomba, ma si è sentito anche sussurrare. E non... Ragazzi, sussurro... che cos'è? Il sussurro non è c'è. È della lore. E la vado a prendere, è importante. Ti faccio colonna sonora. Vai. È bello, l'ho persa, non ce l'ho più. E non posso leggere. Lasciamo qua la radio? No, che dopo mi costa i soldi. No, proposito, c'è un modo di radio per leggere? Vabbè. Che sì. Radio Freccia. Sono stato io? Questo ce lo devi dire tu. Ah, perché ho premuto la difesa qua. Guarda che è successo. E mi si è spento il cazzo. Niente, non va più. Come l'ho detto. Sento i passi, ho sentito i passi. Non era lì, no? Oh mio Dio, la mummia! La mummia! Ma ha fatto uno scherzo, ha fatto la mummia! Ha fatto un 2-3 stella, ha fatto la bubbia. Allora, rianimazione. Ha fatto scherzo, sì, rianimazione. Ma nel senso che mi ci devono portare rianimazione. Che paura. Andiamo avanti. Dicevo, Karim, guardati su Disney Plus, ce l'hai, no? Sì, sì. La... Che paura! Madonna! Basta, vado avanti io, quello sono di Bradley Cooper, come se che si chiama, non mi ricordo. Limitless. No, minchia. Bello fresco. Sì. Bello sì, anche sì, quello, per carità, però insomma c'ha... ha fatto altri film dopo, credo una trentina, da Limitless. Cos'è, la fiera del... L'est. Per due soldi. La cosa delle illusioni? La fiera delle illusioni era... Non so, dimmelo bene.
Non mi viene. Quella carina. Stavo chiedendo alla chat a Star is Born, ma quello lì è coso. Star is Born. Come quello che è di Lady Gaga. La Fiera delle Illusioni, Nightmare Alley. Nightmare Alley, non so cosa sia. Candidato allora all'Oscars. Ah, allora. Ciao Griccia. È su Disney Plus e io te lo consiglio perché è molto bellino. È molto, molto bellino. Ok. Va bene, me lo segno. Sei, dall'inizio sai già dove va a parare, però è molto bello. È quel film autoriale, però che si lascia guardare anche dagli stronzi come me, quindi va bene. Va bene. Lino, tu intanto tira fuori il Metal Detector che ci me lo vedo io, eccolo qua. Ma come l'ha tirato fuori? Ma cos'è questa cosa? Vedi che si illumina e fa lì? Dove? Il blu, diventa più blu. Divendoli? No. A me è sembrato. Vabbè, vediamo sì, se sì, c'è il sismometro qua. Allora io vi seguo con il mio pezzo di... Terremoto detectato, terremoto detectato. Terremoto e anche il coso, senti, il DJ. Sì, c'è anche il DJ, firma DJ metallica. Quindi è Ophiris, The Forgotten, ma è diventato facilissimo. Lui. È bello, di nuovo lui tra l'altro. Grazie Codo per i 5 DJ mesi. DJ Fi, dove devo metterlo? No, dobbiamo... ho sbagliato, non è DJ Ophiris, Ophiris invece. Dobbiamo andare molto indietro, perché era tipo all'inizio la volta. Ragazzi, giratevi un secondo. Grazie. Che bello, modo. Ok. Io voglio andare veramente nelle difficoltà, sì, in questi posti a farci le foto in questa maniera scema. Vai, andiamo. Voglio andare a visitare le cose. Panzone. Le mummie. Voglio andare in giro con le piramidi con voi. In giro con le piramidi, ce le portiamo. Sì, sì, voglio andare in giro con le piramidi dentro di voi. Ah, guarda, ti ringrazio. E dai, è devi trattenere un attimino il respiro. Non lo so, io sto andando di qua. No, guardate. Guarda, un posto non ce l'avamo stati qua, eh. Era un posto secret. Qua dove? Siamo indietrissimo noi. E ormai io ho finito il gioco. Mi ha portato a mare a Mondragone, gatto, qua. Ma non sei con me? Che cazzo vuoi? Come, chi è questo, mo? Sono io, Lino, sono sempre io. Siamo due persone diverse. Non è vero. Vi dovete mettere dei colori un po' più appariscenti. Non è che vi potete vestire. Ma è buio, con la giacchettina di cammello addosso. Qua. Che è successo lì? Boh. Se ne ma da dove siete usciti? Ma che sta succedendo? Wow. Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Ma dove cazzo siete arrivati? Ma spiegami, non ho capito. Ma vi siete spawnati, ero da solo, siete spawnati, dove arrivate? Dietro, perché... complesso. Ma scusate, avete visto anche voi che sono comparsi dal nulla? Apro la finestra che sto sudando, è terribile questa cosa. Ma Karim, dove sei andato? Segui la luce rossa e non blu, qui. Segui la luce rossa. La porta è qua. È qui. Ma che significa segui la luce rossa e non blu? Cazzo di paura. Aspetta, aspettiamo quello lì. Ma premi, vai. Ophiris. Sei sbagliato se rido tanto. È giusto, c'è solo lui. Ecco qua. Wow. Non va il ritmo di musica, è lentissimo. E ho lasciato la radio. Qua. No, prendo tutti i denari. Cosa cazzo è sto? Ah, è la statua del gatto. Gatto di Sailor Moon. Bella. È proprio lui. Lei. Ma era una lei, no, ma c'ha le parigine. Si è messa. Ah, no. Le parigine. Sembrava avesse le parigine, ma è invece bello. Ma c'ha il peeling sul naso. Io ya, intrigante questo, ma non è così. Grazie Brulma per i 13 io mesi. Io vi seguo. Si deve cercare la torcia blu sempre. Che figata con la torcia dietro, cioè con le luci dietro qua, eh. Vai. Tira fuori la torcia, tu che fai? Sguardati a mano qua. La colonna sonora? Vai. Grazie termosifoni per il ride. Confermo, non li avevo visti. È giusto di qua? No, non lo so. Vai. Tira la torcia, togli sta cosa. Se volete vi guido io, eh. Ci serve la leva blu, ci serve. Guarda che ci protegge la musica, perché l'amuletto l'ho scaricato per sbaglio prima. Ha detto che la musica attira. Allora, mollo qua. La muleta illegale. Vai, che me la prendo io. Come si buttano gli oggetti? No, ragazzi, non mi lasciate. Siamo qui, la torcia non mi serve. Ma come la torcia non mi serve? Ho visto camminare qualcuno lì.
No, chi sei tu? Vai. Dobbiamo trovare la leva prima. Te l'ho detto, l'altra leva. La leva. Vai di qua. Senza di voi. C'ha salsa. L'ho trovata. Ah no. Perché? Era una torta. Ho trovato quella rossa, ho trovato. Sembra che... Ma sono uguali. Allora, se venite dove abito io, più o meno verso il periodo invernale, tutte le persone alla moda hanno esattamente lo stesso vestito che avete voi, ovvero una giacchettina di cammello tutte addosso. Le persone alla moda. Ma è un impermeabile. Vabbè, immaginatelo fatto un po' più di... In realtà neanche un impermeabile, cotone. È un camice da dottore, ma va bene. Un cotone. Da professore. Sì, sì, un camice da macellare. Grazie a Arpilland per gli 8 mesi. Leva? Qui c'è la seconda leva rossa, Stop, no, ragazzi, che sta succedendo? È quello che ci imita lì, no? Quello che ci imita. Ma quindi non è entrato? Ma mi insegue! No, ho trovato la porta blu, non è vero. No, ragazzi, chi è questo? No, è quello che il Mejai che ti imita. Timida, è fatta apposta. No, gatto. Io lo so, è un hacker. Sì, non volevo intromettermi nei vostri discorsi, che poi dopo vi casinavo di più. Sei tu? Io, sì. È lì dietro, guardalo che è lì. Che cammina. Mi dai una mano a tirare la... Non c'è nessuno, sei pazzo. No, era lì, era lì. Vabbè, tira la cosa qua. La leva? Sì, quella lì, che io tiro l'altra. Okay. Ma dobbiamo trovare quella blu. Aspetta, che c'è il lino doppio qua. Oh no, qua. Di nuovo due! Vai, 3, 2, 1, mi... Oh, mi fa 3, paura, 2, chi mi guarda? Non so se ce l'abbiamo fatta, Ciao, Wild, amici. Ce l'abbiamo fatta? No. Sì. Sì, okay. Sì. Ma che corre adesso? Ti ha fischiato? Ma cos'è? Catcalling fa la signora? Io mi sto cagando addosso per questa cosa della roba, lo dico. Fa molto ridere, no. È se stessa. Ma basta che ci ricorda! Che cazzo! Che paura tremenda! Lino! Che ruggito! Dov'è sta leva? Non so cosa è successo. Lino. No, sono morto! Eravate lì! È dietro di noi! Lo sento arrivare! No, mi prende! No, no! No, se non è dentro! No! Ho bruciato! Che cazzo! È dietro di te, gatto, io ho cambiato strada! È la leva! Trovato la leva! Tiralo! Però... Salvati, Kerim, salvati! Mi salvo io, sì, mi salvo io. Ma ce l'ho io l'idolo, stronzo. Ah, perdi se non mi salvo anch'io. Che male. Dovrai salvarmi. Questo è Lino, lo sapevo. Come si sghignazza. No, non ho più la... Aia. Ti ho appicciato, Lino. No! Signora, ma quanto mi deve rincorrere? Porca pelletta. Senti come scarpina. Sono morto. Come? Pure tu? Sì, mi ha ucciso Lino. Come ti ha ucciso Lino? Sì, mi ha preso a pugni. Ma scusami, mo sono morto io. Bellissimo. Signora, mi lascia stare? Ma come funziona la spectate? È stato incredibile. Guarda, Diukad, posso confermarti che in realtà funziona benissimo qua. Con Lino. Perché si era molto confuso a vederlo. Io c'ho un'ansia con questi senti passi dietro. Non di qua. Di qua, non di qua. Di qua. La musichina. Guarda il morto. Eccolo! Signori, va, due volte salvati. Su due il campione 2022 di Esco dalle piramidi e c'è pure il sole. Ma gatto, lo sai che la sta seguendo un'imitazione? Lo vedo... Sei scemo, volta. Mezz'ora che ne parlo. Ah, mi senti? È certo che ti sento. Ma che mi ero mutato, avevo dimenticato di essermi smutato. Ok. Come si mette qua? Ma è scemo, okay. Tu. Sì, abbastanza. Sì, gatto, cioè, magari non lo sai. Vai. Bravo, bravo. Grazie, modestamente sono il campione del mondo. Complimenti a tutti, sono bellissimo. La cosa della copia, mesi. Credo sia una delle cose più horror al mondo. Mamma mia, che poi non mi mollava un attimo, Mi continuava a seguire quella maledetta. Aspetta che mi cambi il colore della maglia, se no Lino non ci distingue. Sì, non ci riuscirò mai. Anche il tipo di maglia, magari, perché tanto è buio. Basta il colore. Non si può cambiare il tipo di maglia. Sarà bellissimo. Guarda, Lino, c'è una cosa che non funziona nel gioco, che è una cosa molto figa.
qui ci sono le teche dove tu ti avvicini e si illuminano, però non posa niente. Ma secondo me va sbloccato qualcosa, eh? Dici? Allora, prima parlavano dei tesori, però che funzionano con le mappe grandi. Questa era grande. Ok, e magari non l'abbiamo magari trovato. È la massima difficoltà anche. Ma io vedo gatto bloccato sul posto. No, normale, tutto normale. Perfetto. Allora, aumentiamo la difficoltà. Bello. New item is available. Ci sono nuovi oggetti, arrivo. Ma in realtà non è vero. Non mi ha dato soldi, semplicemente mi però. Posso permettere le cose nuove. Sistema radar 2. Ciao, Ellen. Sì, ma non lo stiamo usando, quindi direi che non ci serve. No, no. Ma l'orario in game è quello reale. Molto carina sta cosa. Questa musica egizia. Oh mio Dio, che paura. Torcia 2, una torcia potenziata che brucia per una durata maggiore. Ah, perché comunque si spegne per i fatti suoi, allora. Ah, ecco. E allora quando... Abbiamo allora sempre quando sbagliato. Soffia. No, è quando soffio, perché si sente proprio così e poi ti spegne. Sì. Vieni un secondo, eravamo prima. Ti puoi mettere un secondo posato qui per terra? La compro. Ah, non possiamo saltare. Ci si clippa, sì. Non si può proprio saltare. Lascio la radio accesa qua. Grazie. Aspetta. Mistofele si rinnova, mi raccomando, allora, la crema solare. Nel deserto ci scoppia il sole. È vero, ma in realtà ce n'è anche medio? No, c'è medio difficile e brutale, quindi in teoria è difficile. Brutale, lasciamo brutale, stare. Cioè vengono proprio a casa a picchiarci. Sì. Ma sono tutti armati. Le mummie con i mitra, bellissime. Con l'Uzi. Ma ci si può nascondere per davvero nei sarcofagi? Sì. Bello. Ah, pensavo fosse non voluta come cosa. Ok. Come? Pensavo fosse tipo nascondere. Che bug. Sì. Okay. Fa più luce secondo voi sta roba? No, ragazzi. Ok. Non mi pare. No, butta questo, non allora, mi interessa. Allora, Geiger, fotocamera, bussola e torcia. Io ho preso torcia. Termostato e radio. No, ma in realtà questo quindi non metal mi serve. Detector, Linus. Già preso, ovviamente, la mia arma. Una la bella foto perché... La bussola anche la prendo? Vabbè, prendo pure la bussola, va. A posto, Franco! E allora, si parte! Land. Hai visto che adesso toglieranno Ramses e mettono Jumanji? La cazzo di ora, Ramses, dopo che l'ho trasformato nel laser game, è diventato una merda. Però il Jumanji di The Rock? Ma è bellissimo. Beh, meglio di... Comunque meglio di Ramses. Mi è scattato. Voi l'avete visto quello di The Rock? Sì. Certo. A me è piaciuto, ciao Shaka. Non mi sono dispiaciuti. Cioè, non è la stessa cosa. No, non so perché l'altro era. Aveva un'atmosfera incredibile. L'altro Jumanji era più bello. Eccoci. Però sono film di The Rock. Quindi. Ma Elena, ma scherziamo. È perché non era d'azione l'altro. Oh, era Madonna più... mia! No, esatto. Si ma percepiva poi la molto scambio, di più il pericolo. La scambio di sesso è un po' una roba un po' vecchia. Vecchia, ma sì, sono, assolutamente. Sono praticamente morto. No, scusa, quanto t'ha fatto? No, perché se aia! Sono aia, che male! Sono morto. E allora andate avanti. Come sei morto? Sì, ma le trappole sono devastanti qua. Ragazzi, abbiamo sbagliato, mettiamo facile. Ma poi era bello, era un altro tipo di mappa. Sono caduto. Ma siete morti tutti? Io no. Vogliamo, però rifacciamo, è morta all'inizio. No, non ti preoccupare. Perché vuoi fare il cattivone? No! Non è lui. Sì. Karim, ti prego, mi puoi tenere la bandina? Stai attento che sono le trappole. Ragazzi, stai attento, non è che risolvo qualcosa. Ho sentito una mummia. Questa è ero lui. Io. Eri tu? Cosa vuol dire? Oh, l'ho io visto! Seguo. Ciao, Bloody! No! Era il gatto? No, ok. Vabbè, il suo con la torta. Ah! Chi sta? Ah! Sono morto, che è successo? Sei caduto, sono morto. Mettiamo mani nel cazzo. È durato tanto. Tra l'altro con le asce nuove era tutto diverso questa mappa. Mettiamo un normale, per amor di Dio. Sì. Ciao, cazzo, adesso che avevamo la mappa nuova. Spawniamo finché non arriva la mappa nuova. Ma scusa, mettiamo non possiamo normale. Sceglierla. Eh no, la perché mappa. È randomica proprio. Perché mi sa che è generata proceduralmente. Ah, ok. Vabbè. Credo. In quel caso ci sta. Prontati. Sono pronto. Ci sono le spear. Però mi hanno. C'è del burro cacao lì sulla cosa. Ci hanno devastato. Sì, ma proprio tante trappole c'erano poi. È vero. Rispetto ad altri film, Jumanji comunque. Per me è venuto un buon prodotto di reboot.
Più o meno. Era un po' d'altro. Sempliciotto. Non sì, lo so. Sì, sì. No, è un film della domenica, per amor di Dio. Però è stato piacevole da vedere. Il cambio di sesso, sono d'accordo, era una questo non era una roba proprio vecchissima. Cioè, Jumanji è più vecchio e non ce l'aveva, per dire. Al vivo! Però non era un film d'avventura come... Eccoci. Jumanji, Jumanji. Metto questo, no, metto che poi questo. Jumanji, Jumanji non è proprio d'avventura. Ha un genere... è teen. È un teen... Però comunque c'ha la sua... È il rilevatore di fumo, Lino. Di fumo? Il metal detector. Che l'ho preso? Ah, okay. Non preso è vero, non l'ho preso! E chi sarà futuro? È lì. Mio. È il mio? E dove? Non c'è il tuo? Oh, l'hai perso morendo, Lino. No, i miei denari. Mi sa di sì, eh. Non credo, ecco. Perché le mie cose io ce le ho tutte. Ah, no, ma ce l'ho in mano. Ma porca di una puttana. C'è ragazzi, un applaudi gigante. È altrimenti dimentico. Ci arrabbiamo. Secondo me è stata una scelta del cazzo farlo. Sì, l'ho al pensato, di là della qualità del trailer, che vabbè, non era orrendo il trailer, no, però che... è un genere che ormai, cioè, ma tu ce li vedi al cinema due che tirano le pizze, gli altri volano via. Erano le sberle, capisci? Le pizze proprio. Le sberle vecchio stile, però... Ma ce lo vedi un film così nel 2022? Scusa, anche. Ma quei film lì, tra l'altro, non funzionavano perché erano film di sberle, ma funzionavano perché erano Bud Spencer e Terence Hill a farli funzionare. Certo. E Roya e Pesce non sono Bud Spencer e Terence Hill, purtroppo. Esatto. Per quanto mi piacciono anche. Però non... Cioè, boh, mi sembra proprio non strano proprio vederlo senso comunque di farlo, oggi. No, infatti. Cioè, mi ha fatto la domanda ridere... è proprio perché, non capisco. Coso alla fine del trailer, okay. Con il morto. Oh. De Sica mi ha fatto morire. Sì. Perché De Sica mi fa sempre ridere. Chi è? Non lo so, qualcuno ha appena suonato uno strumento strano. Vabbè. Bello. Ah, è vero, almeno accendilo, bravo Giallo. Era spento. Oh, il mio... Madonna. Quasi un thriller il primo Jumanji. Da piccolino faceva paura il primo Jumanji. Sì. Sussurri. Segno? No, non no ci perché sono. Non ti ha risposto la radio. Aspetta, che io non ho effettivamente fatto. Who are you? Quattro. Una mummia, c'è una mummia risvegliata. No, nessuna risposta. C'è una mummia risvegliata. Mettete la metto il risveglio. Qualcosa si è appena rotto. E si è rotto un vaso, esatto. Ok, anche quindi vaso, evidenza. Sì. Destruction e reanimation. Cos'è che hai messo? Destruction e reanimation, E basta. Basta. Ah, scusa, ho sentito un'altra parola. Aspetta, vado un po' in giro con la torcia, cioè con no, la bussola, vediamo che succede. No vibramenti. Sì, ma infatti vorrei capire chi oltre i giornalisti andranno a vedere il film di Bud Spencer e Terence Hill. Ciao Giovi. Cioè, ma ripeto, no, è proprio strano vedere adesso gente che tiene un cefone uno e gli fa fare 3 metri. Cioè, perché è proprio roba vecchia. E funzionava magari... come dicevi giustamente. Però tu non è, con loro non è proprio due. Così dal trailer. Cioè, si tirano lì i paccheri, ma non così esagerati. I paccheri. Col suono della padella. Ma magari anche già solo per curiosità uno se lo va a vedere. Magari è pure carino, cioè. Ma devi spendere soldi e affrontare il COVID per vedere un film che non sai com'è. Quindi non so. Beh, vabbè, sì. Quello però per tutti. Cioè, se devi dottore per i 44 mesi. Non vai a vedere, altrimenti ce l'abbiamo. Tu credi? Puoi andare a vedere Madonna, altro. Hanno spostato una pentola gigante. Io sono andato a vedere The Batman e mi è piaciuto molto. Quando voglio vederlo anch'io. Hanno detto tutti che è bellissimo. Bellissimo, sì. Panzone! Si prende un paio di volte i suoi tempi, perché comunque poteva essere un pelo più snello. Se non lo fai durare 2 ore e mezza un film adesso... Ne durava 3, infatti. 3 ore dura? Sì, dura tre ore. Scusami. Ma potrebbe essere un ennesimo reboot di 3 ore, ma perché? No, allora c'è da dire che, senza fare spoiler naturalmente, non ti fanno vedere tutto la pantomima solita di Batman. Ovviamente. Con i genitori sparati e compagnia bella. Ho sentito i passi? Sei sicuro? Io sono veramente perso. Ma perché solo io li sento i passi? Non capisco. Sei pazzo, non lo so. Senti i passi. Sì, ma quelli perché sono gli originali. Vedere un reboot... Sì. Con Franco e Gigino magari è un po' strano. No, ecco. Ma povero Roya e Pesce, come Franco e Gigino? Ma non mi ricordavo i nomi, chiamo tutti no. Mario e Mario. Mi è dispiaciuto anche perché aumenta la tensione, la lunghezza di Batman, non è male. All'inizio si prende forse un po' troppo tempo, poteva durare un quarto d'ora in meno. Va bene, un quarto d'ora, dai.
Siamo andati vabbè, di qua. Tre ore, vai, che sono tante. Tre ore. No, mi pare che non è proprio tanto. Aspetta, chi è questo? Gatto, eri andato di là tu? E di là dov'è? Che vuol dire? Di là, là a destra. Dritto a destra. Non lo so. Adesso vediamo. Di là, con sto dito che ci vado io, ci va. Però appunto danno già per scontato che tu sappia le origini di Batman, chi è, cosa fa, il suo mestiere e via. Quindi non perdono tempo in quello. L'ho apprezzato molto perché è molto investigativo, come effettivamente è Batman. Non è scena d'azione lui che va dai cattivi, no, lui va nella scena, bravissimo, che è nato così, tra l'altro, Batman e la DC. E lui che va lì, osserva e dice, ah, hai capito. Poi sta zitto tutto sempre. Credo sia il Batman più silenzioso di tutti. Ma sai Pattinson, che dal trailer sembra proprio così. Dal trailer lui non parla mai. Non parla sono sempre mai. I nemici, Gordon e Catwoman. Che ha senso, tra l'altro, perché lui non si piccia la voce. Non è che parla tutto. Non c'ha la bronchite, quindi. No, non faccio spoiler, ragazzi, ci mancherebbe. Quindi forse vediamo, anche per non farsi riconoscere parla pochissimo. È figo però. Allora non sto più trovando nulla io E questo volevo dire. No, io ho trovato una nuova zona, ma ho trovato un sacco di soldi, sono ricco, vado via. Bravo. Vabbè, Li divide ok. Allora io rimetto il pistolone. Qualcuno ha provato a parlarci? Avete detto di no, giusto? No. Ok, non che ha non risposto con... Ok. Ah, giusto, vado avanti con il vibrino qua. Qui che cazzo ci sta? E l'unico problema per me di Pattinson è come diceva di che forse è un po' troppo giovane. Vabbè, non c'ha la maschera. No, anche come Bruce Wayne, lo vedi che sembra ancora un pezzo. Per quanto lui sia stato bravissimo. Mi ha menato la... Che la mummia? Il Magi Magi. Quindi cosa sei? Ma dove stai? Niente, non c'è... Ma che botta mi ha dato? Che paura! Che mi ha parlato nel cuore! Guarda abbastanza! 7, 8, 9, 3 remoto! 10. 3 remoto! E Deccan, The Lost! Della serie Jay, Lost! Ma come avete fatto? Dove cazzo arrivo? Radio Mario! Cosa? E Batman hanno due, meno di 30 anni deve essere giovane. Ah, ok. È vero, è abbastanza giovane Batman. E sono gli attori. Ragazzi, mi dovreste venire a prendere. C'ho un problema. Non so dove sono finito. Ah, sei tu. Io. Vieni qui, amico. No, è gatto. Io. Vieni qua. Sono io. Aspettami. Ho sentito una mucca. Ma non è dalla parte tua. Oscuro, Fred, eccoci qua. No, è là. Mi sembra una zona chiusa. Poi se c'è un muro invisibile, non lo so. Sì, diciamo che anche il Cavaliere Oscuro Ritorno si è preso i suoi bei tempi. Che è? Sì, abbastanza. Ma poi è molto. Se le riguardi la trilogia del Cavaliere Oscuro, è stranissima. Ci sono alcune scene proprio strane. E tu dici, no, di nuovo, ma mi segue? Ma perché? Che altro, ogni tanto passano di palo in frasca, dando per scontato che tu sappia che cazzo gli è successo mentre non guardavi. No, ma ti giuro, io ho rivisto tutte le scene di interrogatorio del Joker. Ma c'è Batman che con tutta l'animazione e potenza possibile gli tira un pugno alla mano. Mi fa troppo ridere quella scena lì. Ma come gli è venuto in mente di scriverla così? Quella scena con lui che tira un pugno alla mano, tutto duro, tutto in verticale. Ma perché? Però sai che okay. Tutto sulla mano. Chi era? Franco era Deccan. Detective. Deccan. Oddio, qual è Batman Beyond? Beyond, scusatemi. È quello. No, Gotham non è così brutto. Gotham è la versione di Smallville di DC. Però è più carina, secondo Bello. Me. Carina di Smallville. È che ma abbiamo vinto DC, un'altra comunque, volta. Sai, sempre Superman. Sono sempre Superman, compagni. Sì. Ah, il cartone. Scusami, sì, no, intendevo la versione di Gotham. Di Gotham City, non di. Ok, io ho l'occhio di Osiride. Per Osiride e per api. E suono. Ah, ma perché lo devo selezionare poi? Cosa? Cioè, quando abbiamo scelto, no? Giusto per capire. Lo devo selezionare anch'io nel libro per ricevere i soldi. No, oppure... Forse sì, ti do un po'. Quanti ne hai? Io ne ho 4,43. Di che cosa, perdonami? Di soldi. Di cosa? Come faccio a vederli? Io 40. In basso a destra. Io 177. No, ma li divide alla fine. Li divide alla fine quelli che abbiamo preso adesso. Vabbè, io vi seguo, amici. No, dobbiamo trovare la leva. Dobbiamo trovare la leva blu. Io ho trovato una rossa.
Sta torcia nuova la si leva spegne blu, continuamente. Scusa, posso per dire una cazzata, probabilmente. Ma non era all'inizio del gioco, proprio. Non cioè, lo sapevo, quando spawna dopo, spawna... ma quella è quella per entrare. No. Io che ne so, sei ragazzi, fuori, se noi dobbiamo uscire, no, e la, la cosa è fuori, imbecille. Vabbè, magari c'era un problema di sottofondo proprio. Tu comunque sei il problema di sottofondo. Ehi, scendilo dei bassi. Lo Spider-Man preferito, ma perché se entriamo in questi argomenti? Spider-Man. Ecco. Mamma, lo devi dire, gatto. Hai iniziato il discorso su Batman. Muovi sentire il tuo Spider-Man. Allora, Toby. Sì. No, Toby e Jerry. Ma stai veramente facendo la tier list di... No. Perché per me è il miglior Spider-Man in costume. Ma tu scappate! Ma non le premuta, Mario. L'ho tirato, sì, sta andata su, guarda. Che si è aperto. Garfield è il migliore Spider-Man. Spider-Man vestito da Spider-Man. E il miglior coso, l'altro, come Peter Parker, invece per me rimane coso. Garfield. Esatto. No, l'altro. Tom Maguire? Holland. No, Maguire non mi torna. Andava sapete bene all'inizio, poi... Come? Non hai mai visto la prima trilogia? Ciao, Trice. Sì, ho visto solo la prima, il restante mai in vita mia. Ah, non hai visto gli altri. Grazie del Keeper. Buonasera, signor Gatto. Volevo ringraziarla per il raggiungimento che ci regala. E sempre farmi sapere che è un'ottima... Era Garfield, il primo. Cura per le giornate tristi, grazie. Ok, no, perché non ricordo mai i nomi. Ciao, Andrew. Il problema di Maguire è che avevano questo problema degli anni 2000. C'erano dei novantenni che facevano finta di essere liceali. Verissimo. E quella cosa lì, mamma mia. Come il tizio di vai, Tokyo Drift. Grazie Castagnaccio. Allora. E quella cosa lì, il protagonista di Tokyo Drift. Lino. Sì. Sono pronto. Era ora. Ma l'ho messo subito. Tokyo Drift uguale. Ma ti stona, li vedi che... In realtà ho guardato con la mia signora Tokyo Drift. Abbiamo controllato. Sapete che l'attore protagonista aveva l'età giusta quasi? Aveva giusto un paio d'anni in più? Però era sbagliatissimo. Sì, li prendono vecchi visivamente vecchi. Grazie a Isaz per buio, la sub. Okay. Dammi un secondino, perdonatemi. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Devo caricare la sigaretta. Senti. Allora, io prendo sempre la radiolina e il sismografo. Io prendo sempre gli stessi bussola. Io prendo sempre quello che trovo. E a me Garfield con la maschera mi era piaciuto da morire. Senza eccoci maschera qua. Era poco Peter, però. È che il problema, secondo me, dei film di Garfield è che fanno proprio i film di Garfield. Entrambi. Sì, Mado, sì, mi sì, fanno oh. cagare come film di Spider-Man, Mado. Grazie Stufi per i 3 mesi. Che è successo? Hai tirato la leva? Sto facendo tutte foto, sto ma però... che stai facendo? Coglione. Riccardo, dai 3 foto, Ale, ha buttate tutte. Oddio mio, meno male che ce l'ho anch'io, va. Tra l'altro in Amazing 2 il costume era perfetto e lui mentre ha il costume addosso che fa tutte quelle battute anche le movenze mi piace da morire Garfield quando fa Spider-Man in costume. L'ultima trilogia vorrei recuperarla, però. Ha una presenza scenica. Che avesse avuto gli occhietti che ha Tom Holland sarebbe stato incredibile per me. Ciao, Ezio. Va subito serpente qui, va bene? No. Ok, attivo subito il mio strumento musicale. Ah, c'è un po' di... Perché me lo portate dietro? Che cosa? Il sismografo? Penso... Lo penso parli di me. Vabbè. E c'è una leva lì, Karim? C'è una... no, qui. Sì, qua. Da me qua ce n'è una. Okay. Come, ce n'è una qua? Ce ne sono tre? Una sono leva tre leve? Come? Guarda, oh, ce n'è una siamo qui. Tre? Oh no, e la c'è una leva no, per ragazzi. Tutti. Vabbè, chiediamo no. Allora, vai. Aspetta che sono passato dal veleno. Ok, ho trovato un'altra leva. Mettiamoci tutti serpente! Sulle leve, pronti? Aspetta, vai. C'è un serpente. Ok, vai. 3, 2, 1, via. Guarda, ma forse sono sempre state tre? Ti posso... è possibile. Ti posso dire perché non ha avuto successo il film di Garfield? Perché facevano cagare. No, erano brutti. Erano proprio bruttini, eh. Lui andava bene. Io sto per morire. Andrew Garfield è un attore della Madonna. Se riuscite a vederlo in altri film anche prima. Oh, mamma, Pietro! Anche a me. Pensavo mi stessi per offendere la madre. Who are you? No. Chi è? Il mio ultimo film al cinema, sì, è stato Venom. Bravissimo, tu azzecchi subito.
Pensa che culo, Ma posso dire una cosa? Ti piace? No. Suo film preferito. Un filmaccino, visto è passato il tempo, ok, ma perché non sono un fan di tutto quell'universo, mi ha fatto però troppo cagare. No, calma. Un conto penso non ho visto nemmeno il primo, Non l'ho visto nemmeno il primo. L'ho visto. Hai visto il secondo? Quindi hai visto il secondo? Sì, sì. Ma dove ancora peggio. Non l'ho visto. Vabbè, bello, arrivederci. Il primo Venom a me ha fatto cagare, però in generale come film proprio, non solo per il personaggio di Venom. È un serpente del di dietro! Lo hanno reso quello... Chi è che mi ha fatto danno? Il serpente, l'ho detto. Il serpente fa un sacco di danno. Era davanti, non dietro. No, era dietro di te. Un po' Era davanti. Era dietro di te, c'è la chat che conferma. Ma io l'ho visto davanti, c'è la mia che... Ma siamo ricchi, Rino, allora. Ma vaffanculo, Karim, guarda. Beh, tutto questo rame. Tanto li divide. No, in realtà ci sono montagne d'oro, ma ha raccolto tre pezzettini. Allora, ho trovato la porta che credo si aprirà con... Le abbiamo già tirate. E allora non era quella. Niente, non era quella. Mamma mia. Chat, è vero che era dietro? Da. Però li hanno scritti proprio male quei film lì. Sia Venom, ma anche Amazing. Hanno scritto un Peter che da un... Per certi versi acchiappa un tipo per i fumetti, però... No, io l'ho visto veramente come un film totalmente sconnesso. L'ho visto, ok. Anche così fa schifo, lì, non è quello il problema. No, ma è un film... Non lo rivedrei assolutamente, nemmeno a pagamento, però... Prima o meno era proprio brutto anche proprio a livello di film, come parlavano tra di loro, tutto quello che facevano. Si è mosso qualcosa, ma io preferisco la vita. Niente, io sono morto. No, che è successo? Perché ridi di me, bastardo? Amici? Sono morto. No, gatto non è caduto. È caduto? È morto, cari. Madonna. E capitano. Però ha perso un sacco. Ma rinnovate per il treno voi altri, rinnovate. Oh, madonna. Aspetta. Ho avuto un gallo di zuccheri. Cari, ci possiamo incontrare per cortesia? Sto accendendo tutte le torce possibili sono immaginabili. Sono a un chilometro da te. Sei caldo? Oh mio Dio! Sì, stavo intendendo proprio quello. Non fare Just Dance! Ciao! Non ballare! Ciao! Ma sei tu, gatto? Sì, sono io. Ma pezzo di balle! Aiuto! Guarda come pontifico. Ciao! Sembri veramente un danzante. Ho preso fuoco da solo. Ma sei veramente... No! Guarda quello! Mi sono avvicinato una torcia, mi ha preso fuoco la benda, mi ha preso fuoco. Devi stare attento, sei infiammabile. Ho visto. Rip. Non posso... rip. Questo non sono io, Lino. Oh mio Dio, un cane grande! No, non no. Ancora no, è pure il serpente. Va bene. Non abbiamo mezza prova. Vai in tutte le trappole, Lino. Ammazzati, non so. Io non posso passare da un personaggio all'altro, la morte, vero? No, devi seguire a piedi. È vero che sto seguendo a piedi. Sei fatto di poliestere. Karim, ciao, sì. Luca. Diamoci un incontro. Ci vediamo all'alba di qualcosa. Dove ci vediamo? Io sto cercando prove. Non abbiamo mezza prova messa. No, zero proprio stavolta. Mi hanno... No. Oh, ma perché sono sospeso? Cioè, dire che io non sto accendendo una mezza torcia, No, non è vero. Chat, ho acceso una torcia. Sto seguendo. Sto accendendo le torce. Ne accesa una e ne lasciate tre. Non devi saltare. Ah, si sono rotti i vasi. Metti i vasi rotti. Distruzione. Guarda qua. Qui a destra non l'hai accesa. L'acqua che ha fatto Come l'ha appena accesa? Sì, certo. Però ci sei passato anche prima di qua. Scemo. Ma perché me la stavo tenendo per dopo? Certo, vieni dritto di qua. Che non hai acceso questa, non hai acceso. Guarda. Ma guarda. Usa gli strumenti. Il problema, sai qual è, Scarlett? È che o guardo, che ho effettivamente una torcia, percezione metti torcia, della. Metti via la torcia. Della luce. Ma non si vede, è tutto buio. Te la tieni addosso accesa. Grazie del paper volante giallo per i 20 mesi. C'è il detector, c'è il metal. A meno che non prenda la leva. Ma perché non parli? Perché sto cercando di capire se è veramente o no. Ma lo senti, fa sta acchiappando una leva. Sono tre tacche. Anche perché è sulla leva, capisci?
Magari spostati, prova a fare dall'altra parte. Ma sei sempre qui! Ti sposti, vai da un'altra parte! Perché continui a stare qui? Vai via! Io non ho parole, guarda. Non ho parole. Ho trovato un libro. Vediamo se continua a funzionare. Rimane nello stesso punto a rifare la stessa cosa. Ma vai da un'altra parte, no? Allora, anche qui c'è la... Cosa c'è? Parla bene! Cioè, mi date il tempo di mettere una pizza stesa. Allora, anche qui c'è il problema delle radiazioni, sì. Con il fatto apposta. Quindi mettete le radiazioni. Non ho capito niente, cosa hai detto? Allora, sta leggendo il foglio, in una sta leggendo. C'è stato un... con il... come si chiama? Il contatore Grazie, Geiger. Grazie, rosso per 56 mesi. Boia, esatto, quindi metti quello. Grazie. Non quindi metto radiazioni. Poi. Sì, sì. Ok. Come si può? Sto ma con po'. Che niente, frase me l'hai detta questa cosa? Non ha messo il soggetto, ho raccolto un foglio. Non ha messo il soggetto. È successa la stessa cosa, quindi radiazione. Ha detto così. Esattamente, è sintetizzata. Sì, ma ha detto così vuol dire che le radiazioni le hai trovate sulla leva insieme al metal detector. Esatto. Ho capito io. Io ho capito questo. Ma guarda che ho capito quello che ha capito Karim, eh? Sì, sì, mo ti vuoi mettere. Ancora lì, vai via! Ti vengo, prendo l'aereo e ti vengo a picchiare. Mettete il metal... Mettete il detector. Sì, lo puoi mettere, lo puoi mettere. Ecco qua, l'ha fatto qui. Dov'è? Firma metallica, sì. Porca troia, continua a tornare lì a rifarlo, uguale. Mettilo via adesso. Niente, insiste. Lino, ti trovo però, voglio stare con te. Guarda, meglio così, Karim. Guarda, stai da solo. Arrivo. Io sono con lui, mi voglio uccidere. Porca puttana, ho visto correre uno. Che palle. È Necref. Sei sicuro? Guarda, io mi fido di te. È l'unico che c'è. Ah, ma è vero, ma quindi che stiamo perdendo tempo? Okay. No, adesso che c'avevamo il metodo. Io sono già alla porta. Allora, Karim, seleziona. Io vado, seleziono. Tanto dobbiamo, in due dobbiamo trovare la leva blu, voglio vedere. Non è lì, Carieselino, che devi andare. Che cazzo è qua? Scusate. È il mio sfondo dove sono morto, sono arrivato. Ah, c'erano le luci rosse, ero convinto fosse quello. Ok. Esatto, come lo sfondo del cadavere. Non sapevo queste cose. Ma non so dove è la porta, vacca. No. L'abbiamo mai trovata qualche volta? Oppure no? Non mi ricordo. Ok. Sì, l'abbiamo trovata, ma non me la ricordo. Adesso vado a vedere dove è. Parla con il mostro. Hello? Ma no, non c'è. L'ho fatto prima io. No, lo volevo chiamare. Mi sentivo solo. Ok, mi senti così? Sì, ti sento. No. È giusto, è vero che c'ho. Come mi fai incazzare quando... Ho sentito? Pozzetto, non l'hai sentito? Ragazzi, c'è un problema. Come mi fai incazzare quando va così? Eccolo. Scusatemi, qua, per lo spazio. Non di qua. Non c'è... Non di là, se lo sai, dimmelo, dov'è? Te l'ho detto, te l'ho detto, non di là, te l'ho detto. Ah, non ti ho ascoltato, come? Non di là. Vuol dire? Qua dove sono morto io? Sono un maestro delle lame ormai. Eccoci qua. Delle lame. Ah, perché ci ho le trappole, diciamo. Sì. Esatto, sì. Ok. Allora, all'entrata l'ho qui, trovata, vediamo no, un po' che c'è. Trovata. No, carino. Anche tu con il mio spawn? Ma però che siete vicini, se hai trovato il mio spawn. Qui? Perché lì è tornato esattamente dove era prima. Ma io non ho senso dell'orientamento. Invece l'ho trovato. Yeah! Allora, chi era? Era Necref. Ok, l'ho selezionato. Io vado, eh. Apri, sì, prendi tutto, prendi subito il coso che io ho cerco. Madonna, se non è lui che ho rosato. Ah, no. È lui. Sono all'ingresso, ok. Un po' mi dispiace. Ok, ho trovato anche della trama. E... No! Ecco Karim. Aspetta, sto prendendo tutto, dammi un secondo. È un po' di lo musica. Sapevo. Sei veramente uno stronzo, fatelo dire. Ci sono la radio? No, sono andato vicino. Allora, ho trovato un cagnolino piccolo. Io lo prendo. Carino, lo prendo. Sì, è lui. L'ho preso. Bravo, hai lasciato giù la torcia. Bella idea. Sono morto, Lino. Da fangul. Però, se vai dritto, arrivi all'uscita. Ah, però, non ti serve no, la leva. Cazzo, è vero. Vabbè, arrivo buono, però, dai. Arrivo mummia buona. Allora, missione improbabile. Come? Ok. Ragazzi, facciamo questa missione improbabile. Dove potrebbe essere questa? Sto cercando, spinge? Adesso ti dico. Dino, corri. Non è che se corro non mi prendo di fuoco. Anche tu. Ma sei ero veramente vicino, neanche attaccato. Guarda che poliestere prende, Ma cioè, un attimo. Capito, che ma paura! Veramente... È dietro di te, Dino. Stai attento. Missione improbabile. Andiamo. È sparito.
Chi? È il mostro. Dino, lì a sinistra. Ma è inutile che mi dite dove sta se c'è un delay di un secondo. Io mi muovo, non mi fermo mai. Tu guarda bene però, c'è la leva, c'ha le scritte blu. Non sì, c'è sì, quella riesco blu, a riconoscerla. Quindi... Okay, non ti preoccupare. L'ha detto. C'era ti la leva, lì, quindi io vedo, mi fermo. Guarda. Guardami negli occhi. Allora. Ah! Ma chi... Ma che è successo? Sì, ma fa il cappottone così? Oh no, abbiamo l'ha ucciso. Abbiamo perso. Ma ragazzi, ma non c'era nessuno dura. Però. Quando muoio io all'inizio. Beh. È stato veramente bello questa partita. Volendo possiamo fare l'inverso. Mettiamo la mappa piccola. Difficile. E la difficoltà alta, sì. Bella idea. Più che altro... non c'erano cose nuove da raccogliere, tutti sti cosi che diceva la gente in chat, non c'era niente. Era il GTS, forse la difficoltà più alta. Era Madonna. No, io non ho capito dove mi ha preso. Cioè, senza capo squadra non si va avanti, mai. Vero. E ho perso il morale. Tutto, proprio il morale. In quale gioco, vediamo se la chat se lo ricorda, perché assolutamente non me lo ricordo. Era un gioco tipo di strategia in tempo reale, dove ti diceva che le truppe avevano il morale e sotto i tacchi, diciamo così. È vero, cos'era? Non un gioco di guerra? Cos'era? Non era un Age of Empire? Total War. Allora. Qualcosa che ho giocato ma non tanto, questo sicuro. Ragazzi, io prendo il mio detector. Grazie, Infradito. Napoleon. Army Man. Stronghold. Ciò sono. Era Stronghold, bravissimi. Questo? Tra l'altro Stronghold questo. Aveva anche un'altra frase. Quando le mucche facevano, cioè c'era la pestilenza delle mucche. Come diceva la frase? Perché me la ricordo, cioè, ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi viene. No, un conto che è al morale, però il gioco te lo diceva proprio da Stronghold. Ok, io sono pronto a tutto. Cazzo, che paura. Avevo la faccia in bocca. Come si accende la luce? Ti prego, starà. No, era Stronghold, ragazzi, era Stronghold. Però rovini la gioia in tutto, io te lo dico. No, per me la puoi accendere, mi stavo divertendo un sacco. Fa proprio Egitto. Raga, vediamo se troviamo un'altra leva che devo portare. Allora. Io ho trovato una mummia sdraiata per la prima volta. Vengo subito a vederla che non l'ho mai vista. Cioè, è il sarcofago solo che è sdraiato. E c'è la mummia dentro. Ah, ok. E io me ne sbatto. È uguale, quello in piedi, forse un po' più lunga, un po' più lungo. Sembra una donna, una signora. Dove? Stronghold era molto carino, però era un gioco di strategia, quindi ha durato pochissimo. No, fa la ninna. Bello. Salutamela tanto, la signora Gianfranca. Allora, tu sei gatto, ti seguo. Sono io. Per stare da solo. Ma mi segui perché sono gatto o mi hai trovato, virgola, mi segui? Mi hai messo in difficoltà questa domanda. Lo segui su YouTube? Su Instagram? Sì, su Instagram anche, su Twitter. Mi lasci un like? Sempre. Dove? Dove vuoi, sulla fronte. Allora, andiamo di qua. Mi guardi veramente. Allora, ho trovato una porta qua, non è vero. Non l'ho premuto. No, l'ho premuto, è andato. Che paura. Niente, non mi sembra uno schiattamurto comunque. Cosa sembro? Lo schiatta. Vabbè, un becchino, dai. Beh, scusa, schiattamorto non vuol dire che uccide il morto? Uccide, cioè, i morti. No, sì. No, quasi. Lo schiattamorto è il becchino, bravo. No, certo, vabbè. Però stavo un attimino analizzando l'etimologia. Ah, sì. Sì. Una sorta di cacciatore di morti. Gatto, sai cosa dovremmo fare? Tu non sapevi cosa fare domani sera, no? No. Vuoi fare Fortnite senza le costruzioni? Se allora, sento male. L'ho scaricato. Attenzione! Attenzione! Su Switch. Se vuoi, possiamo. Perché ero lì. Ma anche tu da solo, non per forza ci devo essere io. Era per dirti un gioco da fare. No, del momento.
Sì, cazzo. Perché scaricato l'ho scaricato, però... Okay. Oh! Ma posso giocare... Perché poi dopo non ho indagato troppo, posso semplicemente giocare quella modalità lì e arrivederci. No, no, è solo quella. Così le pubbliche. C'è la mummia... Ok, non c'è proprio... Ah, perché è giusto, l'avevo sentito dei termos ovviamente. Che dicevano che era una roba temporanea. Sì, dura fino al 30. Le pubbliche, non è che andavo a fare le ranked, comunque. Segnate le mummie vive. Segniamo le mummie vive? Vive. Che... Sì, sì, sì. Reanimation. Sì. Fino a quando c'è quella modalità? È il 30. Ok. Mi tira il culo perché mettono PS5. Questa cosa qua temporale. No, come, ma come gli hamburger al McDonald's. Terremoto. Stanno... No, non voglio morire. Stanno testando sicuro? Un po' il territorio, sì, secondo sì. Me. Anche secondo me, però no. Non splitteranno mai. Vai. Tra l'altro, no, però... No, perché farebbe la fine di Sea of Thieves. No, no, no. Ah, dici no. Però guarda che c'è stato, che me l'hanno detto oggi in chat, c'è stato un boost di giocatori che c'era la coda per entrare da quando hanno messo questa cosa, eh. Madonna. Ma perché nuova... tutti i casoloni come noi ci entrano. Hanno abbandonato, ritorno. Però, così. Però di sicuro non è che ci rimettiamo a giocare fisso a Fortnite per quello. È troppo tardi. A me piacerebbe. Fortnite è sempre piaciuto un botto. Mi piacerebbe, però è tardi ormai per... Non lo so. Ma tardi me l'ha detto Moro, sì. Marca puttana. Cioè, perché non hai più tempo per giocarlo o cosa intende? È comunque una batteria. Oh, si è rotto un vaso, mettete... Ah, quello sì, sì. Cioè, per me allora, il fatto che abbiano tolto le cose sicuramente... Beh, non l'avrei scaricato altrimenti. Okay. Però se poi dopo me le rimettono è quello che mi ferma, che ho paura di ingolosirmi, divertirmi. E poi dopo perdo tutto. Prova a vedere se ti piace senza le costruzioni. Ma in realtà andare in giro a spaccare la faccia alla gente mi diverte sempre. Certo. Ma infatti io lo proverò sicuro. Perché è più dinamico di PlayerUnknown. Quindi ti rifai più volentieri le partite. Però meno di Apex. Per quello? No, non sono d'accordo. È meno dinamico di Apex. Sì, no, è la no, Madonna, no. Sì. Apex non mi dà un senso di... Ma... Allora, c'ha quel senso di dinamismo, ma mi pare perennemente di correre sul posto su Apex. Lo odio. E no, è perché ti muovi male. Perché non, ti perché non devi correre. Devi scivolare, correre, scivolare. Però... Ma quello lì è cittare, comunque. Perché il gioco non prevede che tu... si gioca. No, è così che la gente... No, è così che la gente ha reinventato il gioco, ma non è... Ah, vabbè, quello è il meta così. Del momento. Esatto. Cioè, tu su un gioco... Cioè, non è previsto che tu corri e scivoli. È un po' come le costruzioni di Fortnite. No, non è vero, non sì. È vero. Sì. No, no, sì, è vero. No, cioè, no. È diventato meta sì. La costruzione, che non la utilizzi più un po' come si faceva... Cioè, su Rust, 40 anni fa, si prendevano le pareti di legno, te le mettevi per strada sì, e sparavi da dietro le pareti. In Fortnite la costruzione è una meccanica che tu costruisci per difenderti, poi dopo... Diventare il palazzinaro diventa sì, la torre okay, per sparare dall'alto lì diventa meta. No, sono morto, ragazzi. Porca, però sapete una cosa? Era molto buio, serpente? Stavo usando il Geiger e sono caduto nelle spine. Porca. Bravissimo. Cioè, grazie, Fortnite comunque l'identità di Fortnite è proprio la costruzione, ok? È comunque sì. Un FPS un po' sciapo, per quanto possa no, essere allora, però visivamente, però se gli togli la costruzione perde l'identità un po'. Sono d'accordo, hanno che messo non ragazzi, Vincent seguendo un cane! Allora, è vero quello che dici, Karim, infatti io rosico perché Fortnite potrebbe essere quel gioco che con tutte le robe fighe che mi piacciono dentro. Che paura. Però... Cioè, se li togli le costruzioni... E che cazzo? Secondo me muore. Devono trovare un altro meta. Cioè, sicuramente anche senza costruzioni si troverà un qualche modo. No, c'è perché c'è un sacco di roba in Fortnite. Parlo di armi, parlo di loot, parlo di missioni. Cazzo. Ma perché sei venuto anche tu? Perché sei venuto anche tu? Solo. Oh mio Dio, sono morto! Solo. Ma scusami! Come è successo? Non lo so, sono saltato in braccio al gatto. Forse gli volevo dare un bacio, però lui non mi sono infilato nelle trappole a cercare roba e lui giustamente mi ha seguito. Ha detto, ma che bella idea che ha avuto. Divento bravo, gatto. E sono morto anch'io, vaffanculo. Ma, Karim, sei vivo? No, io sono il primo a morire, sono stato il primo a morire. Infatti, allora perché mi hai mandato qua? Ciao, adesso sta, ecco qua, finito. Io ti volevo dare un abbraccio, mi hai picchiato. Ma porca puttana. Facciamone una piccola. E questa piccola era? Ah, ma no, com'è possibile? Non trovavamo niente. Su, ci hanno nascosto le cose. Non ho trovato veramente niente. Sì. Vabbè, magari è capitata la mappa un po' strana. Vabbè. No, è che. No, è non da sarà provare, un'altra modalità. Perché esattamente come la modalità Battle Royale di Sea of Thieves morirà.
perché la gente c'era una modalità Battle Royale. Sì, ma sì, era un incubo quella di Fortnite. Era fighissima. Scusa di... Però ma sentito, se tu non ci giochi, non ci giochi. Lì non devi prontarti. Scusatemi. Ma esattamente come tutte le modalità che non vengono mai giocate in COD. No, ma . Il problema è che quello è una modalità completamente diversa. Hai ragione. Qua è solo una variante. Esatto, ma come tutte le varianti di COD, tutte le varianti di... E per quello... No, con le varianti di COD, cioè... Ci sono modalità che non si caga nessuno, eh. Il problema, no, vabbè, ma quello è perché ce ne sono 40, vabbè. Ma no, anche qui, con Halo, con tutto, è sempre c'è stato un ma non è una modalità, è proprio la stessa Battle Royale, ma senza la costruzione. È proprio esatto, come se... però è una, è una modalità in realtà. No, guarda che i 100-100 raddoppiano i giocatori se la mettono. Come altra modalità, eh. Non dico secondo me, per forza di cose, o da una parte o dall'altra, e non possono tenere in piedi entrambe le cose. Quindi una però scelta posso verrà dire fatta una cosa. Esatto, allora, bravo Riki Shimaru. Io l'ho visto, la gente si la voleva da un sacco di tempo. Ma dal day one che la vogliamo noi. Appunto. E quindi se la mettono, i giocatori ci sono. E non è che si dividono. Cioè si dividono. Nel senso, non è che una svuota l'altra. Si dividono. Però dopo tutto il tempo che la gente è diventata brava a costruire tutto qua, poi io sarei sta contento. A costruire. Ma c'è un problema con lo shooting di Fortnite. Premi F per accendere la luce. Ma non è più così da tanto tempo. No, allora... Mo, se c'è qualcuno che ci gioca ancora molto qua, mi ma potrà che... dire o no. Però da quel che ricordo, sto lasciando stare il single shot. Ho la pietra! Nello spread delle armi, oltre al primo colpo, il restante, cioè non è che va random, però tu non lo puoi effettivamente controllare. Non ha uno spread effettivamente fisso, e quindi i colpi vanno un po' a capa sua. E se dipende, tu mi togli una meccanica, sì, dipende anche dalla. E se fai una sorta nel di momento in cui tu spari e basta, però non devi pensare a costruire, magari riesci anche ad aggiustare i colpi. Ma se non dipende da te, non lo puoi fare. È questa la cosa. Cioè, quindi se tu mi vai rosa, a togliere una meccanica, non è che vai a sparare da un'altra parte. Nelle armi automatiche me la ricordo anch'io questa cosa. È come se i colpi invece di avere un fantasma specifico, capì, vanno veramente a cerchio, tipo. Cioè tu il primo lo prendi in testa anche se lo stai prendendo, però dopo un po' fai alcuni dovrebbero andare un po' fuori, e se gli vai a togliere una meccanica grazie base gli lasci solo uno shooting che è un po' però non è solo shooting, è Fortnite, c'è di tutto nella Battle Royale a parte il costruire. Questo è per quello che io rosico, perché è proprio bello Fortnite, anche la lore che gli hanno creato, sì, è tutto bellissimo, è proprio non la è costruzione più così. Adesso è molto più stabile, però comunque c'è ancora la variante. Ma girava di merda l'ultima volta che abbiamo giocato con te in live, quando l'abbiamo giocato? Sì, con me sicuro l'abbiamo giocato, però non mi ricordo quando. Quando hai fatto la settimana Battle Royale, mi sa. Sì, anche dopo. Anche c'è un suono. C'è la morte lì, non c'è. La palla! Putenia. Vabbè, salvi. Ho sentito l'eco. Scusate, che ho premuto spazio per saltare. Volevo vivere. Volevo il salto anche se non esiste. Che è successo? C'avevo una nubi che mi rincorreva, ma sono uscito dalla piramide, tranquillo. Una nube e una nubi. Una nubi. Difatti, io penso, cioè proprio lo dico sinceramente, visto che non è che chissà lo shooting quanto mi attragga, se me lo scarico, su PlayStation. Giusto pensa così te, per... Ok. Ma tanto, è un po'... Cioè, ma tanto a me quel gameplay è abbastanza... Neanche banalotto. Arcadone. Arcadone. Non dispiace. Infatti, ci... sì. E poi, ripeto, l'ho aggiornato. Adesso vediamo. Sai cosa potresti goderti di più con le tattiche nuove? La distruttibilità dell'ambiente che già c'è. Quindi, se tu ti nascondi dentro le case. Ma l'amazzuolo ce l'ho ancora? Il mazzuolo per rompere. Il piccone? Beh, credo di... Ah, sai che non lo so, effettivamente. Magari non prendi c'è materiali. Ma è nuova sta mummia qua. Karin, falli una foto, va, che l'ho figa. L'ho vista, quella gialla, tipo? Sì. Se c'è il crafting di qualcosa, mettetevi a fianco. Comunque. Mettetevi a fianco. Bassi. Ah! Oh mio Dio, signore! Che paura! Mai più fotografie qua dentro. Butta quella... Buttala! Pensate che ha risposto al coso. Scusate, ma ha risposto Jeff? Chi è Jeff? Ho detto chi sei? E lui mi ha detto Jeff. Come? Ragazzi, mi recuperate? Ha detto Jeff, ha detto.
la mummia texana. Mi recuperate la clip, per favore? Bello. Paura. Io non ho capito, Jeff. Io mi metto insieme a questo. Lo rifaccio. Difendetemi. Vai, ti riprendo. Se Quario. Ha detto, ce la, ve la fa... Ma no, ha parlato, ragazzi. Ha parlato. Si sta facendo i bidet, attenzione. Nessuna risposta adesso. No, ha parlato prima. Era palesemente la risposta. Vabbè, rianimazione, mummie. Rianimazione, metti la rianimazione. Se hai rotto un vaso, mettete istruzioni. Anche il non vaso. Non ce la faccio più. Che palle. Brucia la gola. Ragazzi, allora, o è Domenico o è Tommaso. Perfetto. C'è uno che corre lì, guardalo. Perché ho sentito dietro? Cazzo, è difficile, però è più divertente, effettivamente. Andiamo via, per amor di Dio. Jeff. Karim, non picchiare le mura, si offende. Volevo accendere. Acceso la torcia. Ma secondo voi, se salgo qui su... Oh mio Dio, perché ho fatto questa cosa? Scendi subito. Adesso. Esatto. Non... Ma è un buco, cieco. Pensone, siamo 34. Se esiste, allora c'è una versione porno. Senza eccezioni. Ecco te. Mille. Andiamo. C'è anche la versione porno di Clippy, ho visto. Come? Hai presente Clippy di World? Ciao, Kerry. Non capisco le parole. Clippy di World. A Clippy la clip. Clippy la clip. Sì, la clip di World, ok. Ciao, Mattia. Ah! Sono porno anche di quello. Bello. Vabbè, fanno rule, la rule 42, sì. È la rule 42. E perché l'ha detto per i 34 mesi, Bensone, effettivamente, scusa? Perché cazzo... No, 42 non è 34, ha sbagliato. No, infatti, però io coglione che gli sono andato anche dietro. Ah, mamma mia, che no, cazzo! No, la rule 34! Ha ragione loro, la 42 l'ha risposta a tutto, Karim. Ah, ho sbagliato, era 34. Ecco. No, scusatemi. Mi hai messo in dubbio pure tu. Sono caduto, sono morto. Ci fa brutta figura, mannaggia. Meritatissima questa morte. Karim, mi dispiace veramente tanto per la tua fine. Ti ha picchiato da dietro. Infatti mi ha spinto giù il bastardo. Mi dispiace. Ma dove cazzo tanto. Dobbiamo andare? Gatto, allora dobbiamo fare un ma lui rigore. Chi è? Allora, te l'ho detto, è Tommaso. Oh mio Dio! Che c'è? Sono io. Sono buono! Sono buono! Vieni! Come li permetti? Ti seguo! No, facciamo non mi togli la torcia! Mi dai fuoco toccandomi, ok? Fammi vedere se sei duro! No! Terremoto, Lino! Ma non l'avevo già messo! Oh! No! Ti odio, io non voglio mai più essere tuo amico, hai capito? Grazie Sofia per i 7 mesi, Sir William, buonasera ragazzi, sono quasi nato, lei è come uno degli Ocon, più belli che abbiamo mai visto. Ok, perché mi spavento anch'io. Ah, ho capito. Vai mostro, portami dove devo andare. È da gatto, non so dov'è. Vai qua, facciamo la nuova versione della Bella e la Bestia. Ah, mi ha mandato la clip, dice Jeff. Ti ha mandato a Messina? Aspetta che ascolto. Ma guarda come ti dà fuoco, va. Qualcuno ha inviato una motoretta? Il mio computer no ragazzi, ha detto Jeff. Vabbè, si chiama Jeff. Ha detto proprio Jeff, ha detto. Karim, che cazzo fai? Cosa pontifichi? Mamma mia. Karim, io non accendino. Va bene, no, non mi accendere. Come stai? Ragazzi, dobbiamo segnare. Se mi sacrifico him. Non posso prenderla. Ho detto mi sacrifico him. Sono impazzito? Pensavo di Nictus. Sì, dicevo, scegli Tommaso o Deccan. Ma aspetta un secondo, vediamo di capire. Ha ragione. Cosa dici? Non lo so, mi sta venendo un ictus. Io avevo il contatore Geiger, ma sono caduto. Ce l'ho io. Non ti ha mai suonato? No, giuro. Appena suonato! Ha suonato? Io non l'ho sentito. Suona, guarda. È pazzo? Non l'ho sentito mica. Io non ho sentito. Ti giuro che sta suonando. Piu, piu, piu. Fa no, piu, piu, non lo sta piu, piu. Cazzo, no, questo suono, ma non fa così il metal detector. Karim, tu non lo fa non più, lo vedi? Ma dice what's che non giuro. E se l'ha fatto, mettetelo allora. L'ha fatto. Se ha suonato, mettetelo. Vabbè, ci fidiamo di Lino allora. C'è una chat di almeno due Giuseppi. Radar detection. Radar. Ok.
Come no? No, firma metallica. Metal. Ok, è vero. E allora è indeterminato. Tu sei proprio sicuro? E allora non è vero. No, allora non è vero. Non no, è ma vero. Giuro che stava suonando. Magnetic distortion? Ma non suona. Fa un suono distorto che fa... E stava suonando. Sì, facevo peum peum. Però solo due, magari quello. Non fa peum peum. Non fa peum peum. Fa un... E vabbè, è la stessa cosa che sto dicendo. Wow, wow, peum peum. True, true, è la stessa cosa. Non lo accetto, questa cosa qua. Uno, fare, che dice no, bussare, no. Uno che dice bussare per suonare, non l'accetto questa cosa. Senti, qua. Devi allora, fare i suoni giusti, va bene. Culturale, capito? Ma culturale cosa? Fai i suoni giusti. Popo. No. Giuro che ha fatto zic e zac, ma non lo fa più, però. Zic e zac, ma puoi fare zic e zac? Io non lo so. Vabbè, non funziona. Vabbè, fidati, gatto, tanto io sono morto. No, allora, effettivamente, no, non posso perché non mi dice indeterminato se lo segno. Sì, sì, è vero. Anche se faceva ponzi ponzi, non può esserlo. Tu cosa avevi, Karim, in mano? Oddio, la tua. La bussola? Io vedo che hai... Avevi la bussola? No, ti ha dato fuoco quel dado. Ti ha dato fuoco. Vabbè, sono qui, dai, sono rimasto qua, coglione. Non sono stato io, come vedi, non avevo niente in mano. Bastardo. Guarda, io per esclusione andrei con Talgor. Mi fate la clip che la mando alla finanza, per cortesia? Prendo le mie responsabilità, che finisca sta dramma. Vieni qua, Lino. Lino, vieni qui. Ecco, visto. Ho sbagliato? Era no, giusto. No, ho fatto giusto. Ah, che tra l'altro noi dobbiamo leggere come sopravvivere con... Come sopravvivere a Talgor, eh? Perché il gioco ti dice... Dimmi, cioè, ti dice come devi sopravvivere a Talgor. Eccolo qua, Talgor. Invisibile, usa il tablet. Come usa il tablet? Usa il tablet. Deve mettere i cartoni sul tablet. Tablet. Okay. Vabbè. È raccolto qua? Allora, no, stiamo aspettando te. Vabbè, come che al cosa solito. Abbiamo questa volta? Una macchina fotografica. Ah, no, l'hai già preso. Ok. Ora dai, che troviamo la leva e ci leviamo dai coglioni. Giù. Cos'è sta musica? Trova la leva. Ah, ok, ci vogliamo dividere per trovare, sì, il mostro. Sì, sì. Mi è passato davanti il mostro, non l'avete visto. No, sì, è lì, dietro di Talino, dietro. Ma sei sicuro? Io non lo vedo. Perché... Io non lo vedo perché è invisibile. Così mi sa che lo vedi tu, eh. È morto, è morto. Ho è visto. Morto. Mi è morto davanti. Così, il bastardo. Io non me lo meritavo, cazzo. Però. Io non me lo meritavo proprio. Ragazzi, sono arrivato ad aiutarvi. Sì. Era invisibile, ho visto che era invisibile, che troppo era invisibile. Che paura. Basta, però mi sono divertito. È stato molto stato bello. Perché a differenza di Phasmo abbiamo fatto roba, siamo andati avanti, abbiamo scoperto. E funziona, se gli parli, sì. Incredibile. È mille volte meglio. Cioè, Karim, un pregiudizio. Aspetta, ve lo faccio vedere, che c'è la roba. La roba che mi hai raccolto è qui. Dove? E dietro? Se, no, da me, guarda. Guarda che è qui. È vero. Bello. Non è che possiamo metterla noi qui? Ma... Aspetta, porto qualcosa. Ah, sai che forse sì, vediamo. No, forse qui si trova roba ancora più figa. Ma possibile? Sì. Secondo me sì. Madonna, quanto è grande sto gioco, scusami. A meno che non si metta con la Q. Aspetta, che mi è caduto adesso. Vabbè, forse con la Q si mette. Prova. Dici? No, è clippato attraverso. Sì. Vabbè, tanto li troverai sempre qua, butto tutto per te. E vedi che davvero bello, però questo qui però. Sono la sciabola, questo oggetto l'abbiamo trovato prima. Sì, sì, sono quelli che abbiamo trovato. Esattamente. Guarda il bracciale dell'altra volta. È vero, sì. L'occhio di Osiride, bellissimo. Quindi vuol dire che man mano riempiamo tutto, ma forse va a livello proprio. Beh, allora è molto probabile, sai, che più sale di livello, più le mappe cambiano, sono esatto. Più complesse. Allora okay, la lobby la devo sta. Sempre fare io, perché questa è mia, quindi avremo gli oggetti di nuovo. Credo che sì. Beh, questi okay, qui sono okay. Quelli che avevamo anche quando abbiamo giocato con te, quindi il oddio, bracciale. Non è che magari sono di arredamento e basta. Però sono robe proprio specifiche che se abbiamo raccolto, quello che il bracciale e la sciabola, credo. Ci manca solo il gatto. Ci mancano solo il gatto. C'erano. Il simbolino egizio c'era. Scondi Diogeno. Ok. Sono divertito come ci un bastardo. Ci manca il gattino e la nubi.
Vediamo, Savi, poi. Per 10 mesi. Sì, io vi giuro, quando l'ho provato mi sono proprio annoiato, invece è stato divertente. Ma da solo sti giochi. Sono stato un errore veramente tremendo il provarlo da solo, invece sono molto stupito in senso positivo. Ciao Daimo. Bello. Vabbè, quindi adesso ti butti su coso, Nino? Su Silent Hill. Ma tu ancora non hai finito, Lino? Ma era così lungo sto cazzo? Sai dove andare... Sì, carino, mi sono tipo a 3 ore su 7. Più che altro Silent Hill, se non sai dove andare, è super labirintico e lento da morire, perché comunque c'è la sua età. Ma tu non hai fatto 3 ore, però. Ne hai fatte molte di più. Ma perché mi sono persa almeno 7-8 volte. Nemmeno chissà quante volte. Cioè, anzi, mi sono anche stupito della mia bravura nel non perdermi. Eccolo il gatto. Ma è spawnato adesso? Magari deve caricare... Quello? Come? Buttiamo il gatto, aspetta. Forse perché l'ho raccolto io e tu eri morto? Non ho idea. Figo. Vabbè, despawnato. Io ce l'ho. È stato molto molto bello. No, non c'ho niente. Aspetta, l'ultima cosa che voglio fare. Dove sta il gatto? Ho chiuso. Come? No, voglio far sentire la canzone, ma... Vabbè, fammi chiudere. Mi sono veramente divertito, soprattutto nella fase di delirio. Grazie. Se va, porca mia, mi devi sempre fare incazzare, mi devi, fai apposta. Non è colpa mia, giuro, non ho fatto niente di male. Pensate che oggi, Lino, quando gli ho chiesto se voleva giocare, mi ha detto, ti prego, sì, mi stai salvando da questo incubo che è... È vero, sì, perché è diventato un incubo, però voglio finirlo. Voglio finire, perché ieri ho finito God of War e mo devo finire anche... Non giocarci è una buona idea, effettivamente. No, così lo facevo più tardi, mi divertivo poco prima e poi dopo mi mettevo a piangere davanti a tutti quanti che non trovi il mostro, la signora che muore, si infila nei muri. È stato bello, è stato molto molto bello. Grazie Carimelino per la compagnia. Grazie a voi, è stato molto bello. Ciao belloni. Ciao. Ciao belli, passate una bella serata. Ciao a tutti. Ciao. E vi mando da Lino. Vi mando da Lino, cosa gli diciamo? Dietro di te. Va bene, diciamo dietro di te. Grazie a tutti, belli. Ci vediamo domani mattina. Con cosa domani mattina? Hai finito Elden. Quindi? Ho finito Elden. E dopo domani parte altra roba. Domani Sekiro. Tutto, in 3 ore. Bellissimo. No, dai, domani mattina facciamo Model Builder, così. Ce lo buttiamo lì in mezzo e vediamo com'è. E poi tanti cazzi. Ciao belli, a domani!